Signori, ci siamo? Bimbi? Ila, ci siamo. Buonasera. Ci siamo. Eccoci con quello che dovrebbe fondamentalmente essere il nostro martedì sera. Stiamo confermando, Aisrum, saranno tutti i nostri martedì sera a vedere come ci faremo scassare di botte su una cosa che non so idea di cosa stiamo per fare. Sì, no, non lo so. È molto particolare questa modalità. Allora, intanto ho bisogno che mi fai una breve narrazione al volo, molto breve. Cioè, cosa cambia, visto che tu un pochino, un minimo hai visto? E tu non hai giocato quella di Dark Souls 3, giusto? No, perché non ho Dark Souls 3 in libreria, perché costa di nuovo 60 euro. Ok, Quindi... allora è sulla stessa linea di quelle di Dark Souls 3, quindi Ok. praticamente hanno aggiunto diverse scuole di magia alla modalità, quindi ci Ok. sono non so quante, penso più di una ventina di classi, tra le 20 e 30 classi nuove, Una trentina, credo. una trentina in generale, e una di queste classi è peculiare nella scuola di magia, quindi il tipo di danno e lo scaling. Ci sono diversi tipi di danno, diversi scaling, misti oppure puri, e con Perfetto. diversi talismani. E i talismani in particolare possono castare tutte le magie, ma hanno delle affinità. Quindi se casti magie della tua scuola avrai un danno maggiore, altrimenti un danno ridotto del 20, 30, 40% o 50%, dipende dalla magia. Quindi insomma, molto particolare. È un Elden Ring incentrato totalmente sulla magia. Eccomi, 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 eccomi. Oh, devo sistemare un secondo il microfono, perdonatemi bimbi. Stavo facendo un attimo di giochi e magheggi qui con OBS. Comunque, perfetto. Direi che allora iniziamo a farci menare. Buona fortuna nel menu iniziale perché, come ho detto, le classi sono una trentina, quindi c'è da spulciare un po'. Allora, io sto guardando giusto un po' anche la preview da OBS, lo faccio un po' più chiaro anche per voi bimbi che state guardando, che bella camera, le solite cose. Sì, va bene tutto quanto. Vediamo che cosa cambia. Ho un solo personaggio, Cambia fondamentalmente. tutto. Cioè, non posso scegliere tra le varie classi, posso scegliere se uomo o donna. Esatto, le classi le scegli nella sezione della pagina dopo. Facciamo una. A parte che il tipo primo charter che ti viene fuori è molto più simile tipo al cavaliere di Demon Souls. Interessante. Il retainer. Sì, esatto. Pinguino, Allora. visto che tu sei il mio prediletto, scegli un nome per farmi scassare di botte per questo Ti personaggio. dico, Vai. essendo una mod magica, ti consiglio di skippare le prime classi che sono quelle prettamente Sì, fisiche. adesso le guardiamo tutte. Volevo giusto un nome che mi aiutasse a riguardo. Ah, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Come preferisci, pinguino? Intanto io mi spizzo il resto dei... Sì. Vabbè, Spizzati un po'. Age penso siano sempre gli stessi. Mi hai fatto Origin... uomo o donna tu? Perché Volevo fare una donna, però posso fare anche uomo. quello è importante per il nome. Eh sì, ma infatti, volevo fare una donna. E sto aspettando Pinguino che mi illumini. Allora, Eccoci qua. sto giusto guardando. Guarda il menu delle classi e vedi un po' cosa fare. Allora, Loyalty Saltwort Knight, classic trained from the... Vabbè, Focus Strength Dex Melee Combat, vabbè, questi qua diciamo che li skippiamo, quelli con Sì, sopra Strength. ci sono due linee di flavor e sotto c'è la ciccia Sì. vera. Ti dice cosa scala Sì, e più o sì. meno che danno fa. Sì, un Dex Melee... Classico mago, oltretutto chiaramente ripreso da... Harry Severus Potter. Strandborn, va bene, faremo un uomo allora invece che una donna. Lo Starcaller, che sembra super figo, dalla preview. Intelligenza e fisica. Starcaller è Radahn, la Eh sì. scuola di Radahn.
Come dicevo, erano divise per scaling e tipo di danno. Sì, sì, quindi no, stavo ti ripeto, danno fisico. Osservando un po' in realtà anche come li hanno, come dire, caratterizzati in generale. Underworld Mage, pure questo sembra figo. E quello là, questo qua fa parte delle stregonerie delle città perdute. Quelle sotterranee, insomma. Volcanist è pure molto bello. Comunque hanno fatto... Volcanist l'ho provato, ti dirò, è molto bello. È molto bello e molto scenico da vedere. Sì, ma in generale... il tipo di danno. Sì, tipo, sì. Allora, danno fisico fa tanto danno alla poise, però sì, fa meno danno diretto. E gli altri dipende dai nemici, dalle resistenze che hanno. Quindi magico, fuoco, fulmine o sacro. Pure Stormcaller sembra interessante. Oddio, però sai, il Vulcanist può starci perché ci sta pure la Sword, quella là che si trova a Caria, se non sbaglio. La spada è quella di Monte Vulcano, una delle più rare del gioco su Elden Ring. È starti con questa proprio? Ok. È una spada di Caria rielaborata a Monte Vulcano. Ho capito. Oddio, ci sono in realtà un sacco... Pure il necromante, che figo. Int Fate. Esatto. Oddio, forse... Devo ricordare che siamo in streaming, quindi sì, non sì, dirò sì. Nulla. Anche perché viene compromessa la tua principalmente di carriera, non tanto la mia. Ma va bene così. Allora, ci sono davvero un sacco di classi nuove, oltretutto. Adesso faccio giusto una carrellata al volo. Pure il mistico sembra figo, con Fate Arcano. Molto, molto così. Il mistico l'ho provato con Fant, carino. Ok. C'è anche il profumiere? È un mezzo support il mistico, perché ha sleep, ha danno da... cioè accumula sonno, fa dot, cose strane. Invece Pinguino questo... dice dalla chat lo vai. Zelota è palazzo. Il più forte, The Great Zelot, vai. Ma questo coso fatto di funghi, il Servant of Rot, pure sembra da figo, però effetto arcano, physical damage, simpatico, sembra anche a livello di design proprio, per come non hanno lavorato per niente male comunque i modder, devo essere dal sincero. Dal punto di vista tecnico, se hai uno split scaling, scala 50-50 sulle due statistiche, sì, quindi sì, tirarle su allo stessa maniera. Sì, sì, lo so. Fino a 50 di stat. Quindi sopra i 50 non scala più. Allora capo, io ho un problema con i necromanti in generale in tutti i giochi, quindi mi sa che io sceglierò un necromante, abbiamo detto dobbiamo farlo uomo, e mi copio dalla chat al volo il nome che mi ha suggerito il mio caro amico Pinguino Malvagio. Ok, allora per i necromanti e tutte le classi che fanno summon in questo gioco le hanno ribilanciate le summon. Ok. Quindi puoi evocarle in qualsiasi punto del gioco. Non solo durante i boss. Ok. Però quando le evochi ti diminuiscono le statistiche in percentuali dipendentemente dalla potenza delle summon. Quindi le emergenti diminuiscono, che ne so, di un 20%, quelli potenti anche di un 50-60%, non so di quanto. Okay, sia vita che vigore che mana. Invece come keepsake, cosa hanno cambiato qualcosa come dono iniziale? Sì, allora le remnant sono praticamente gli anelli. Sì. Tu le spacchi e scegli l'anello che vuoi. Combat sono per i melee. Enchanted sono per i caster e Heirloom non ne sono sicurissimo. Dovrei prendere Imp Ashes a questo punto? No, aspetta, queste sono altre robe, sono gli cosi, sono la summon degli Imp. Sì, piglia un Remnant, tipo se tu sei un full caster credo Enchanted dovrebbe essere il migliore. Hobby Witching, non lo so. Comunque tu fai il Necromante, Fant? Sì. Io sono, come dicevo, o Stormcaller o Underworld Mage. Mi basavo molto su quello che volevi fare anche tu, Wise. Quindi tu, lui fa Holy. Tu faresti fisico intelligenza o... e fede, fisico, sì. Vabbè, lo scaling non importa, importa il danno. Tu sei o fulmine o fisico, magico, e quindi io farò o fuoco o... quello che rimane. Quello che volete. Dai, faccio Stormcaller così faccio danno fisico. Va bene. Stormcaller fai danno fisico. Allora, è come una classica run normale in realtà tra amici. Aislum avrebbe voluto streamare, ma è pigro e non ha fatto le scene, quindi stasera non streama sicuramente.
E Fant non streama di base, da quello che so, però insomma la situazione è questa. Di cam purtroppo non te ne posso fornire attualmente. Iceroom ti posso dire che è molto bello. Fant invece è molto alto, però può essere anche lui molto bello, dipende un po' come da che lato lo guardi, perché essendo molto alto non lo riesci sempre a vedere bene. E bimbi, quando volete io comunque allora faccio il Dragon Cultist, vaffanculo. Giusto. Ma che livello partite voi? Io al 10. Io al 15, 12. Come necromante. Va bene, dai, ci sta. Siamo lì, penso, però. Sì, immagini, il pinguino, bravo. Più o meno, sì. 3-2-1 è il momento di far partire la run? Prego. 3-2-1. Se non vuoi cambiare la... l'aspetto. Ma ecco, no. Domandona, le cinematiche la guardiamo o la skippiamo? Non so se... No, non penso sia cambiata la cinematic, sinceramente. No, non è cambiata. E allora possiamo tranquillamente skipparla. Tanto, se tu vuoi rivederti il tuo classico... come si dice in the All Knowing, Gideon the All Knowing per l'ennesima volta, direi no, possiamo no, skippare. Si skippa. Sì, infatti. Via. È ok, siamo partiti, via. Facciamoci male. Sempre penso oltretutto devo vedere una cosa, perché se mi prende le impostazioni che ci sono direttamente dall'altro lato della seamless o meno. Questa è un'ottima domanda. O se devo reimpostare la password dalla mod. Comunque posso tranquillamente ostare io senza problemi. Vabbè, possiamo skippare. Vabbè, insomma, le solite cose. Abbiamo i soliti tantissimi oggetti. Aspettate che alzo un po' il volume, perché io lo sento un po' basso. Spero che il live comunque si senta il giusto, invece. Quando tu ci dai gli oggetti? Sì, della mod sì. Ok. Comunque è bello che è cambiato anche l'inizio. Giusto, mi stavo guardando un attimo intorno. Sì, mi hanno dato un sacco di roba, perché sono le classiche cose della Seamless. Guardate, le faccio vedere. Sì, ok, grazie. Mi hanno dato le classiche cose della Seamless. Abbiamo già il cavallo? Ok. Sì. Allora fammi rimpostare un po'. Cavallo pazzo. No, fermati. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo il Judicator Ruler Book. Questi qua sono tutti della Seamless. C'è la classica Memory of Grace che ti viene data. E più ci sta questo Rune Decanter. Allora, io faccio una cosa molto importante. Io qui mi metto le mie bellissime pozze, come al solito. E in questi oggetti inutili mi metto quello per ostare e quello per mandare tutti quanti a fanculo. E converso rune istinto del tempo nel power. Ok, non è quello che ci interessa. Poi vediamo, diciamo, guardiamo l'inventario. L'inventario è... Cos'è completamente vergine? Non hai visto nulla? Zero. Totalmente zero. Okay. Abbiamo... Allora ti sverginiamo, sì, vai. Sì, sì. Vabbè, ho lo Spirit Calling Bell, chiaramente, perché da necromante. Che cosa... Fia Mist? Rista Mist of Death Before Cast. Carino questo. C'è altro che mi dice al riguardo? Sì. Devi, sì. Cambi schermata, sì. Aspetta. Y, sì, credo, sì. Se non sbaglio. No, quadrato. Quindi sarebbe, penso, X. Ah, non lo so. Okay. A, B, Y, sì, penso sia X. Allora. Sorcery of Fia Deathbed Companion. Vabbè, insomma, la nostra carissima amica Fia. Crea una morte di crea una nebbia di morte prima del caster, which inflicts damage to damage and death blight upon those who enter. Quindi è la classica nebbia, così, che fa danni a chi ci entra effettivamente. This sorcery can be cast while in motion. Questa è molto... Beh, insomma, la classica nebbia fa danno sacro e death blight. Ma i coglioni. Death Blight è la maledizione. Sì, la maledizione. L'hanno ovviamente ribilanciata la maledizione. Funziona anche sui boss, però non li sciotta. Però bello anche il fattore di lore che dice che The Sorcery was developed to oppose the Round Table Hold. Mm-hmm. Quindi è anche comunque contestualizzato. Sì, le pozze blu questa run verranno usate spesso, non come l'ultima che ci siamo trovati improvvisamente a fare danni con un martello e finire il gioco per esasperazione con Flipper,
che salutiamo. Sì, non mi ricordo se anche nel game nel gioco base, però il mana si ricarica gradualmente da solo. Non lo so, può essere anche un feature della mod. Io da quello che ricordo il mana non si caricava, però non ho giocato build intelligenza, quindi non saprei. Ok, comunque si ricarica da solo, essendo una mod magica. Vabbè, chiaramente. No, nel gioco base no, infatti, quindi non me lo conferma. Ok. Allora, Tibia Summons. Sorcery of the Servant of the Dead. Summons a group of this lost in death. Three skeletons will appear from some distance from the caster and attack foes before disappearing. Carino pure questo. Quindi questa c'era nel gioco base, non so se te la ricordi. Sì, che c'erano gli scheletrini così. Quello me lo ricordo. Non è una summon, praticamente... Sì, è una spell, escono i cosi e poi finisce là. Esatto. Credo te la dia un navigatore. Sì, che uno dei navigatori. Il barcaiolo di Liurnia, mi pare. Il barcaiolo, sì. Sì, questa me la ricordo. The dead have long been left to wonder why they need his leadership. Ok. Non era pinguino malvagio, è diventato perverso qua. Fallo divertire. Un po' malvagio, un po' perverso. Un po' come gli gira. Dipende da dove si trova. E poi c'è questo Blighted Armament, che penso sia un enchant addirittura upgrade. Che forte, pinguino, che sei. L'upgrade. Sì, troppo forte. Sorcery praticated by heretic necromancers. Weapon enhancement. Cost the weapon in miasma death of blight, adding holy damage and building death blight. Sì. With each attack. Carino. Abbiamo capito che la tua classe applica death blight e fa danno sacro con tutto. Sì, tipo. Esattamente, almeno su queste robe qua. È derivata from bodies of those consumed by the corruption of blight that was taken root through the lands of between. Carino pure questo. Comunque cercano comunque in ogni caso di contestualizzare un po' le cose, quantomeno, e non è per niente male come idea. Death Crane Sword, vabbè, è la classica, è il classico spadino. È una katana la Death Crane Sword, o una spada corta? Dio cane sword, cos'è? Death Crane, che ne so. Comunque, se proprio vuoi, è la spada bastone da passeggio che c'era anche su Elden Ring. È una spada normale, ma non me la ricordo qual è. Però, cioè, nel senso, fa parte della mod? Non fa parte della mod? Questa è la mia credo domanda. Che sia quella di Elden Ring. Non dovrebbe, visto che non hai mai giocato a questa mod, leggi anche il set, l'equipaggiamento. Sì, adesso sto facendo un ragguaglio totale. Ciao, Maretta, è della mod. Comunque, un pinguino mi dice. Quindi dice Beloved Sword of an Aged Knight whose last request was long behind. Sì, comunque è tipo quella che dicevi tu, Fanto, ok. Sì, mai vista, mai fatta. Sto facendo un attimo di... Sto cercando di orientarmi e di capire. Tributed in the back and without the brown required even thrice sword aloft. Even to rise the sword aloft. Silly wished to meet. A me sembra tipo un'arma che pigli dagli uccelli di morte, no? No, vi confermo che c'è su Elden Ring. Si chiama Kane Sword su Elden Ring. Però questa è Death Kane Sword, mi sa. Quindi questa è l'aggiunta. Sì, della Death, che insomma un po' si dice il modello è lo stesso. È un altro gioco, per Dark Souls 3 è stato per me così. Va bene, Maretta, mi fido. Ragazzi, devo anche resettarmi un attimo col cervello, quindi perdonatevi se sbaglio il vostro nome, non vi offendete, vi voglio bene lo stesso. Blighted Branch, questo credo ci fosse in Elden Ring, o anche questo è nuovo? Mi sa che questo è questo nuovo. È nuovo, però, mi sa, perché vedo... Sicuramente gli scaling sono nuovi. Sì, perché c'è scritto The Exed Wooden Bout, Spawn the Death of the Blight... Lesser Death Affinity, Physical Weak... Sì, perché quindi ci sono bastoni tier 1 e tier 2, praticamente. Ok. Questo è quello iniziale, poi c'è uno più potente che ha un'affinità maggiore. Mentre gli scaling sono optimal e 100%. Ok. Poi c'è good, dovrebbe essere 80, se non sbaglio. Mm-hmm. Moderate 60, weak 40. Vado un po' a sentimento, capito, però quindi, qualcosa del genere. Quindi di base c'è Lesser Death Affinity. Come scaling questa qua in particolare,
Magic c'è Moderate, Firecrack c'è Moderate e poi c'è Oli in particolare. Non ha skill in particolare, dice Disarmament has no skill. If the armament in the other end has a skill, that skill will be used instead. Ok, va bene, quindi nulla di particolare. Necromancer Wood dice outworn by a necromanced, malignant by the Eld Tree Faithful. Ok, aumenta intelligenza e fede di 1 e riduce FP, sarà per... Cosa sta FP? Sono il mana. Magia. Ok. Ok, quindi allora aumenta intelligenza e fede di 1 e riduce il mana di base dell'1%. Poi dice... Il costo delle stregonerie. Even in practice considered heretically by the order the Golden Order, necromancer practices their craft in secrets, chiaramente. Champions of tools that live in death, chiaramente. And students of the ancient funerary, the ancient funerary rites of the dead birds. Ah, quindi fondamentalmente siamo anche legati con gli uccelli della morte. Mi viene anche ben chiaro pure questo da livello di lore. Sì. Necromancer sees the ascendancy of the Eldry as a tyrannical and oppressive. Ok, poi mi dici altro. Int e fede di 2 mi riduce il 2%, molto interessante anche questo. Eretici del... sempre la stessa cosa, non mi dice nulla di nuovo. I guanti invece mi danno sempre più 1 e l'1% di sconto. Dice la stessa cosa per la lore, anche i pantaloni, la stessa situazione. Altro, a botta item crafting, ecco, questa potrebbe essere una cosa interessante. If you have a crafting kit, you can make various item from material that you find, item crafting from the main menu, vabbè, insomma, il solito coso del cookbook finding. E volevo vedere l'altra cosa, che, vabbè, la seamless in coppa non è un problema. Solite cose. Bene, io direi che possiamo guardarci un pochino intorno. E... ok, sì, le spell sono già tutte equipaggiate. E io prenderei chiaramente Tarnished. White Knife subito ci danno. Ci danno pure le flasche e le cose. Bene. Tutto. Item crafting. Voglio vedere se c'è qualcosa già di particolare che possiamo spottare. Non ci sono le ricette, puoi craftare tutto. Sto notando che abbiamo già tutto sbloccato, effettivamente. Questa è una cosa molto interessante. La cosa ancora più interessante te la accorgerai quando devi raccogliere i materiali, ma lo scopri dopo. Ok, ma è il caso di che usi questo Enchanted Remnant a questo punto? Alla grazia, penso tu possa usarlo. Sì, infatti non me lo fa usare adesso. Esatto. Si vede che c'è un pericolo sin dall'inizio. Sì, chiaro, c'è già la nebbia subito, la porta è aperta, questo me ne ero accorto, ecco. Poi... Si va. È il momento sì di andare. No, volevo vedere se c'era altro... Perché mi ha dato un Death Knife, che chiaramente serve per fare il crafting dell'upgrade delle armi, no? Can add a new... Che significa can add new battle arts and find affinity to è senso che è nel gioco, cioè, base, okay. Per cambiare le battle armi. La solita cosa, insomma. No, pensavo fosse rilegato ad altro. Beh, andiamo oltre la nebbia. Menamose. Vai. Vedremo comunque Maretta. Caricamento. Così, debotto, senza senso. Mannaggia. Secondo che guardo un pochino di messaggi, qualcosa mi è arrivato, qualche messaggio in particolare. No, comunque. Wiki in penisola. Siamo stati teleportati così. Sì. Mi sta ridando... Peculiarità del gioco. Ogni classe iniziale parte in un punto diverso dalla mappa. Ok, note del necromancer, era una runa, però mi ha dato un altro bastone, scusatemi, è successo davvero? No, scusate, volevo vedere... Vabbè, gli equipaggiamenti... Sì, mi ha dato un altro bastone. Mi ha... Due bastoni, e perché mai? Perché le altre classi li puoi trovare nel gioco, quindi per recuperarle. Ok. Perché se parti come sfigato devi poter prendere l'equipe delle classi. Ah, chiaramente sì, quindi io ho due volte il mio stesso bastone. Esatto, le rune non utilizzarle perché tanto ti dà due volte gli incantesimi. Sì, certo, chiaramente. E via. No, stavo giusto vedendo che mi è arrivato nell'inventario chiaramente un po' di cose in particolare. Che sono le note del necromancer, che dice: Necromancer primary
Use intelligence, fate, vabbè, insomma, mi spiega tutta questa roba qui. The following location have death spell. Le note ti dicono dove trovare gli upgrade delle tue spell. Noi l'ultima volta non le avevamo guardate. Per... Vedi, io invece sono bellissimo e l'ho appena letto subito. Tra l'altro era anche l'ambito di Marika, non ti ricorderai mai. Sì. O andiamo a casaccio o ci upgradiamo e poi decidiamo dove andare. Però l'altro volevo vedere pure altro. Nod for weapons of necromancer. C'è pure la lista delle armi dove posso andarle a prendere. Ok. Sì. Allora, in realtà possiamo fare una cosa interessante. Skippiamo questa parte iniziale di tutorial, fondamentalmente. Vediamo un po' come sono. Appena possiamo generare in così... ci mettiamo come questo di fare un piccolo upgrade generale sulle nostre cose. Esatto, il tutorial non c'è. Quindi siamo già partiti, proprio... devo andare direttamente alla Grazia allora. Siamo partiti a cannone. E scopriamo se possiamo giocare multiplayer o se ho fatto una gaffe e devo assolutamente andare a... sì, chiaramente, dimenticavo che avevo già il cavallo, oltretutto. Ok, fatemi sedere. Comunque, peccato che il fight iniziale si perde, siamo già buttati subito in Elden Ring. Poi la mappa è già tutta sbloccata? La mappa è già tutta sbloccata. È tutto sbloccato in generale, non hai neanche i limiti di andare in altre zone dove non potresti andare nel gioco di base. Ok, va bene. Comunque, vi chiedo gentilmente feedback dalla chat in generale proprio, non solo per... per quello che... Ah, ma c'è l'autopicking? Cioè, tu ti raccogli automaticamente solo gli oggetti? Interessante questa, esatto, cosa. Molto comoda. Io sono già morto intanto, così. Sì, nel senso, l'audio va bene, le cose vanno bene. Molto, molto interessante. Grazie, grazie. E io provo ad aprirvi. Vedete se vi fa genare? Your master session... Ah, non mi ha messo la password, ecco, è successo il patatrack. Bene. Faremo un secondo questa cosa qui. Mi ricordate dove si mette la password? No? È simile scope settings, è giusto? Ok. Fant, me la giri gentilmente? Dovrebbe essere cronoculo? Non me lo ricordo. Mi confermi? Sì, cronoculo tutto minuscolo, tutto attaccato. Cronoculo. Salva. E secondo voi devo riavviare oppure no? Credo di sì. No, infatti, perché... Una volta, chi deve riavviare. Ok, facciamo questa cosa, facciamo un ritorno to desktop al volo. Perdonatemi per questo piccolo inconveniente, perché doveva succedere qualcosa che chiaramente non solo ci ho messo 26 ore per scoprire che dovevo aggiornare il Elden Ring per far funzionare la mod, ma adesso se gli date un attimo dovremmo esserci oltretutto. Sì, al solito errore della Seamless. Sì, Flipper, grazie. Gentilissimo pure tu. Ok, va bene. Ma come? No, perché mi devi portare per un pacco bomba così? Dai. Poi io non sono il tipo, voglio dire, non mi sembra nemmeno corretto. Ecco bomba. Così per ridere, per fare. Ok, adesso quindi in teoria che ho riavviato. Sì, io apro la sessione. Ok, dovrebbe essere aperta. Provate a genare. Subito. Flipper, poi chiaramente tu lo so che ci stai guardando e sei impegnato in altro, ma se vuoi puoi raggiungerci, eccetera, puoi tranquillamente raggiungerci, eh. Comunque molto molto figo il fatto che si piccano da soli gli item e non devi premere Y come uno stupido. Sì. Davvero davvero bello. Adesso arrivo, Sto joinando in teoria. Sì sì. Io vi attendo qui. Ah, mannaggia, mannaggia. Fatemi svoltire un po' di messaggio nel frattempo. Ok. Wanderer. La signora Giovanna. La signora Giovanna? La signora... Ciao, Severus Stemborn. La signora Giovanna. Ma perché Fant si chiama Punto? Perché non dovrebbe?
Bene, quindi siamo tutti qui. Ice, eccoci. Mettiamo punto, perché se guardi come è fatto il mio personaggio, non c'è più niente da dire. Esplicativo. Esplicativo. Bene, bimbi. Aislum, o meglio, signora Giovanna. Alistair, guidaci. Una cosa per lei. Cosa? Che succede? Adesso le lascio una cosa. Va bene, lasciami tutto quello che vuoi. La Stormcaller staff, perché tu non vuoi usare la tua staffa? No, la seconda. Ah, ok. E vediamo che dice questa Stormcaller staff, giusto per dire. Una staffa fatta delle tradizioni di una in particolare di Stormveil. Vabbè, la classica staffa di base, non ha skill. Lesser Storm Affinity. Va bene. Avevi una zanzara, Fant. Chiaramente. Quindi un vulcanista, un dragonista e un necronista, sì. Esattamente sì. Signora Giovanna, necronista. È il momento di utilizzare le sue skill. È molto rischioso usare il necromante comunque su Twitch. Io un po' di paura ce l'ho. Non è un problema, io sto giocando un necromante e non ho paura. Ma tu cosa vogliamo fare? Sei pazzo, tiri 7, sei impazzito, stai calmo. Io ho incenerito una pecora. Io volevo sentire il Masoneros, Applause. Ma Marica, va bene. Ma ci sta qualcosa qui vicino? Oh, visto bello. Che ci sta il nostro amico seduto qua. Ah, ma voi state già menando le mani. Ok, vediamo un po' di skill. Sto menando dei poveracci, però ci sta. Ah, io ho fatto un po' di... Il poveraccio mi ha sparato, aia! La cosa strana è che non sappiamo dove cazzo andare. Allora, che dove cazzo andare, vi direi, come quest, cerchiamo di fare un piccolo upgrade a questo punto, visto che sappiamo. Ok, quindi leggiamo dove sono. Quando ma vuoi. Ma dove sei spawnato esattamente? Sono spawnato qui dove siete venuti voi, io un poco più indietro di qua sono spawnato. Però non ho trovato le tue cose. Vieni qua, guarda. Ti porto dalle mie cose. Ah, eccole là, è quella capanna. Sì, in questa capanna qui sono. Sei stato abbandonato in una capanna? Sì, sì, sono come una nota figura, religiosa. Andiamo a Gran Tempesta? Sì, però avevo visto che avevamo fondamentalmente tra le note. Ti faccio vedere, pinguino, te lo faccio rivedere perlomeno. Tra le note. Ma la tua spada. Molto bella. Sì, più. Sì, è perché l'ho buffata. La mia invece fa le puzzette, la spada. Molto carino, molto figo. E la tua classe è quella che ho giocato su tutto Dark Souls 3, Fant. Infatti... Ma infatti l'ho ripreso da te questo. Ha un posto nel mio cuore molto... Ah, oltretutto... Che mi hai fatto vedere, avevi i capelli rossi. Oltretutto, volevo dirvi che ci sta praticamente questa Faint Rune of Necromancy. Che sì, cosa... che se la usi ti ridà le stesse source di che hai già imparato. Ok, perfetto. Che quindi... Qual è il discorso? Lo posso dare a uno di voi? Vi può servire potenzialmente? Ce l'abbiamo già anche noi, l'abbiamo raccolta lì, okay. Lì nella capanna. Guarda perché, io mi ero dimenticato. Ecco, vedi? Quindi praticamente le spell sono raggruppate in rune e quando usi le rune le acquisisci a pacchi. Ok, interessante pure questa cosa qua. Qua c'è un Glider di Iron Shield se vi interessa. Ma... Cosa vogliamo iniziare a prendere? Quelle del Necromancer? Possiamo fare in realtà una e uno. Penso rispetto a dove siamo, vediamo qual è la più vicina. Andiamo prima a quella e facciamo. Facciamo un piccolo patto. Che dice? Che sei morto, Fant. No, mi è arrivata una steccata nel rene. Allora fatemi fare una cosa poi. No, guidaci alla. Allora, fatemi vedere che cosa ho da raccogliere. Allora, per il patto del necromante. Bellissimo questo, frate. Arrabbiatissimo, capo. Per il patto del necromante dice. Allora, le Death Spell Rune ce l'abbiamo una alle Tomb's World Catacombs. Che c'è la Shimmering Rune of Necromancy. Sono qui vicino comunque le Tomb's World Catacombs. Ok, possiamo andare qua visto che siamo qua vicino. E c'è poi... un range di merda. È qua appiccicato, è letteralmente davanti a noi. Andiamo. A questo punto, visto che è così... Quando Ice finisce di picchiare i cinci... Arrivo, dai, lasciamo stare. Iselum, per favore, smettila di molestare i ragazzini qui, per favore.
sta picchiando un povero uomo scheletro da sempre. Ecco, invece una cosa che mi sarei aspettato, anche prendere le golden rune così al volo, quando le calpesti col cavallo, però non male. Ma Fantasy è un po' ubriaco? No, l'ha trovata, no. Ok. Solo apre la porta. Avanti, permesso. Avanti Savoia. Se può. Ah, è vero, con questo gioco mi posso abbassare e saltare, non è la ISOP. No, che poi comunque faremo con Flipper una veteran run. Vi chiedo solo di aspettare. Ah, oltretutto, scusatemi, volevo sbloccare quella cosa dell'anello a questo punto. Perché qui c'è Remnant Crafting. L'unico anello? C'è anche ragione, devo farlo anch'io. Vedi? Ah, e posso scegliere che cosa piccare? Sì. Difficile. Cosa voglio? Ma sono solo i base, oltretutto, sto vedendo. Perché non hai il più 2 più 3, chiaramente, per ovvie cose. Concealing Veil? Talisman that's put together, Dark Cloth, vabbè. Io prendo l'icona di Rada, fanculo. Tu dici così, forza bruta casting e basta. Casting speed e via, almeno sono più veloce a castare. O prendo il Cerulean Talisman io, che mi dà un FP recovery per secondo, giusto per avere un po' di sustaining, per il mana, non lo so. Ce l'hai già di base un po' di sustain, quello lo amplifica chiaramente. Quello stavo cercando di dire, cioè, ha senso secondo voi? Oppure no? Dipende. Oppure se posso vuoi usarmi... Full melee, puoi sparar... cioè, full mage, puoi spararti tutte le pozze di rigenerazione. E nella mia classe precedente e in quella di Iceroom c'erano alcune spell che davano una mano anche con le statistiche. Ok. Le rigenerazione, eccetera. Ok. Invece l'icona di Radagon, secondo voi, ha senso? No, non penso. È molto forte. Con le incantesime è molto forte. Vabbè, prendiamo Radagon Icon a questo punto, giusto così. Sono modificate, aumentano anche di più le statistiche rispetto che su Elden Ring. Ok, va bene. Va bene, bimbi. Esploriamo queste catacombe. L'anello di Eivel, in un altro gioco ti avrei detto sì subito. Qui di fronte che abbiamo? Allora, intanto... Una prata. Ah, e sono effettivamente molto resistenti perché siamo in tre. Guarda che gli ho fatto Death Blight. Visto? Qua ci sono le vesti da necromante. Ok. Sono curioso in realtà della mist. Da castare. Ah, lì c'è, ha droppato pure qualcosa lo scheletro, giusto per curiosità, volevo vedere cos'è. Human Bone Shard, vabbè. Queste vesti sono le tue? Sì, sono le mie, penso, scusami. Okay. Sì, sono esattamente le mie. Sono quelle di base. Sì. Qua c'è la classica porta. Chiaramente ci sta il ninnolo. Oh no, ma io sono senza i fanali, raga. Allora. Non gli faccio danno. Se io faccio così, se io casto, che succede? Ok. Allora, aspetta però. Ma tu fai all damage, in teoria dovresti shottarli, no? O non funziona così in Elden Ring? Penso di sì. Lui fa malissimo. Ok, no, sto cercando di capire più che altro, bimbi, scusatemi, sto cercando un attimo di indagare bene cosa dovrei fare, quando dovrei fare. Sicuramente mi devo incantare la spada, poi da qui faccio l'unica cosa che devo fare e poi gli meno con il mio amico. Ok, va bene, sì. Sì, ti prego. Arrivo, Bravi. Ah, c'è questo qua pure. Sì, sta tirando le frecce a me dall'altra parte della colonna da un quarto d'ora. Oh no. Secca gangbang. Sì, vabbè, 3 contro 1, un po' inferma. Bello quando necessario. Gli crescono le spine di morte addosso. Sì. Quello è molto figo. Quindi l'effetto... dove si va? Da qui. L'ho preso. Seguitemi. Incoming. Meno male che non hai preso il vulcanista, almeno non mi esplode il computer. L'hai visto? Sì, effettivamente il vulcanista ha delle spell molto grafiche. Comunque vi posso dire è molto bello. Anche l'effetto...
E la spada incantata. Aspettiamo il boss a dire molto meglio. E questo purtroppo me lo il fuego funziona. È il momento di andare. Mi sa che non funziona. È stato arrostito. È il momento di andare. Vabbè, siete ragazzi. Stati arrostiti. Ma anche morto. Tu morto, io no. Ma lui? Ok, va bene. Ciao Fante, è stato un piacere. Aspetta, al prossimo andiamo. Sì, sì. Fante tornerà. Sì, giuro, prima o poi arrivo. Avete dato una schicchera? Ma... porca troia! Sono stato one shottato perché sputava anche a sinistra. Sei stato... la signora Giovanna. Ciao, aspetto qua, signora Giovanna. Ciao, signora Giovanna. Arrivo. Ma vi dà ovviamente i debuff della Seamless, giusto, no? Eh sì. Vabbè, sti cazzi. Non lanciatevi che ho dovuto riattivare il coso perché stavo venendo uno scheletro. Ok, potete arrivare quando volete. Oh no. Oh no. Non riesco a aiutarlo. Ok. Bimbi, dove siete? Giusto per... sto arrivando. Sì, sì, sì. No, per sapere se ci siete. O... è lunga la strada. Non pensavo. Fatemi fare un po' di sambucone curativo, Molinari, perché è sempre necessario. Aislum, sei un maledetto. Hai provato ad ammazzare? Poi scusate. Sopra? Dobbiamo andare raccolta. Sopra, tanto, quindi non è che ne dici... No, non no, signora salire. Giovanna! Ma lì dentro c'è qualcosa? In fondo dovevo andare ancora a vedere, stavo aspettando voi. Allora vado a vedere. Ah, c'è gente qua. Bello. Gli scheletri sono molto simpatici. Aia, comunque. Aia. Arrivo, ah, ci sono tanti qua. Arrivo, aiuto. Arrivo, arrivo. Oh, ma fai malissimo. Vabbè, se faccio lì damage, cioè. Oh, ne sono esplosi tipo 5. Ok. Se l'avevo ucciso. E invece no, era rimasto giù. Qui cosa c'è? Ah, il Patling, thank you. A lei. Vabbè, inutile, però va bene. Thank you. Allora, dovrei fare un corso a Crono di come usare lo Stream Deck. Che appena lo compra. Vabbè, non è che ci vuole molto. Basta fare questa cosa qua. È buona la topa. E sarà abbustolito. Ma il camparino. No, Fant. Mi dispiace. Visto che siamo in tema di fuoco. Guardate il fuoco, le fiamme dell'Apocalisse. Dov'è l'ultimo capitolo della Bibbia? Sono avanti. Sono qui. Ah, sei qua. Sì. Andiamo, esploriamoci, guardiamoci intorno, vediamoci. Ma dove è andato, scusa? Il signora mio scheletro. Aveva un amichetto che la voleva abbracciare. L'orso abbraccia tutti, guardalo qua. L'orso abbraccia tutti. Ho mollato una bracciata. Ciao alla Alessia. Bomba. La leva! Come dire, c'è Alessia in chat, è passata, mi ha fatto hello e io l'ho salutata. Alessia hello. Direttamente da Fairy Tail. Sì, ti prego. L'altra leva! Proprio lei, la più forte. Scappo via sta farmacia, andatene via! Perché ma ragazzi, avere due leve? Sì, ah no, dai, facciamo il boss. Sì, sì, tu volevi sederti? Maretta, penso... Sì, sì, sediamoci un attimo, dai, sediamoci un attimo, tanto è qua, sì, no? Sì, qua sopra le scale. Maretta, sei contento dell'utilizzo dello Stream Deck? Fammi capire, no? Giusto per essere sicuro, Più che altro ho un terzo della vita. Ci sta. Duma! No, meno male. Vola. Chiaramente se avete qualche richiesta interessante da aggiungere allo Stream Deck... me lo fate sapere. Poi chiaramente un giorno quando ci saranno punti canale, cose eccetera, facciamo. Entrate bimbi. Devo aspettare che entra prima. Siamo riusciti ad entrare insieme? Sì. Ah, il mio amico. Sì, io che inizio a fare così, che succede? Ah, sono stato preso dalla ragnatela. No, aiuto. Allora facciamo così intanto. Ah no, no. Allora, volevo castare sulla mia spada. Ok, poi...
Facciamo un po' di nebbiolina così schifo. Bello sto backstab. Ah, si può backstabbare questo. Sì. Che non vedo più perché la mia nebbia ha fatto più danni che altro, ve lo posso dire. Allora, faccio un sambucone al volo, Aia! Mi ha dato una pizza un sambucone al volo. Sì, sì, curativo. Questa taglio furia è un po' poco carina, ve lo posso dire. Mi è stato un po' fertre contro diciamo uno. Diciamo che va giù. Sì. Facile. Il motto del nonno di Angelo non si può... Urca troia l'utel, così? Sì, l'utel. Subito. La runa della necromanzia. Sì. È il momento di equipare l'utel. State dicendo questo? L'utel, tu sei un necromante e non hai usato summon, però. Non c'è niente. No, no, ho fatto... I miei amici, guardali. Che è una spell in realtà, più che altro. Ah, sì. Sì, però non ho ancora usato summons per il momento. Perché non ne avevo. Ma c'è l'utel. Sì. L'utel è enorme. L'utel è la summon più forte del ring. Una delle due. È viva. L'altra non è la goccia, scusatemi. L'altra è la goccia, sì. Anche se la goccia l'hanno tolta da questa mod. Vabbè, per ovvi motivi. Rancor Q. Whirlpool in penisola, va bene. E se usi la runa, scopri le nuove spell. Ok, quindi io devo andare in inventario. Devo fare proprio USA? Sì. Molto bello comunque anche l'effetto di nello spaccare la runa. L'hanno fatto molto, molto carino. Mm-hmm. Allora, vediamo a questo punto. Ah, devo fare l'attuning, lo posso fare solo al forno. Hai appena ricevuto una sub, a quanto pare. Ma? Ho appena ricevuto una sub, grazie mille per la sub. Vabbè, ma io non ho ancora il modo di offrirvi le sub, quindi bustatemi di follow. Immagino sia la mia amica Alessia. Sì, proprio la tua amica Alessia, te l'ha fatta anche ieri. Anche perché Maretta ha denunciato al ladro. Addirittura. Allora. Sì, gli ho scammato la sub. Rancor Call, è il momento di utilizzare Rancor Call al posto degli scheletrini. Rally of Legion, increase the damage and defense of all summons allies, ok. Accursed Binding, dice make the caster immune spirit summon the buffs. Sono consenziente stupro. Eh beh, è giusto, è ovvio. È rinnovo automatico, dillo a Twitch, capo. Summons revengeful spirit. Ok, Rancorfall è meglio... Gli spiriti vendicativi. Sì, proprio loro. In questa Accursed Blinding è molto figo pure. Ah, ok, quello che dicevo, non hai più debuff quando summoni le cose. E la terza? Gli scheletrini? Cazzo è semplicemente tipo quelle di scheletri che c'è la TBS summons, però più forte, perché dice increase damage and defense of all summons. No, semplicemente cioè, buffa le creature, però non penso che buffi questi. Però dice qua summons to live the undead, quindi penso di sì in realtà. Comunque dice Rancor Call. Summons a vengeful spirit that chase downfalls. È un buff all'Iminion quello. No, il Rancor Call. Perché dicevano che il Necromancer si può giocare o come full pet, cioè full summon, oppure full magie normali o un misto tra i due stili. E da questi puoi mischiare anche full melee, full caster o melee caster, war mage praticamente. Non ho problemi a saperti davvero, sono corso di soldi e Twitch mi scamma con il rinnovo automatico. Unlucky, è io per questo che ho levato subito il rinnovo. Sorpresa. Per evitare queste brutte sorprese. Bene bimbi. E adesso andiamo al prossimo. E il prossimo però sceglietelo voi, così vi fate pure voi l'upgrade giustamente. Ice, dov'è il tuo? Allora, il mio, te lo dico subito, appena trovo le note, Path of the Dragon Cultist. E dove dobbiamo andare? Morn Tunnel, al tunnel di Morn. Che è? Tu hai trovato la Shimmering Rune? Sì. Io sì, mi sembra sì. Vabbè, io comunque l'ho riusa l'altra runa. Dall'altra parte dell'universo. Ce l'ho anch'io comunque, sì. Il tunnel di Morn. Dov'è il tunnel di Morn? Ottima domanda. Dall'altra parte dell'universo. Che è tipo?
In realtà è qua vicino. Però qua. Pingalo. Pingato nella mappa, alla destra dell'altro. Ok, intanto il pingalo vediamo per tutti limone, quanti. Eh? Allora si va. Sì, vai. Dai. Sì, il mio invece è poco più a nord della chiesa di Elle, quindi converrebbe andare più da Islam. Sì, andiamo da Islam e poi saliamo verso la chiesa come di Elle. Come si scende giù di qua? Non ma mi venite da qui. Per scendere da lì devi fare tutto il giro. Ci sta un alberone, che vogliamo fare? Vogliamo provare a stuzzicarlo, gli rompiamo il cazzo? Oh no. Aderiti all'albero? Guarda qua. È qua. Sì, allora praticamente gli alberi sono fighi, dai, facciamone uno che ti facciamo vedere come funzionano. Vai. Gli alberi. Andiamo da Malenia, scendere... così subito, se botto, senza senso. Ok. Sì, faccio questo. Per scendere lì, Islum, devi fare o il giampino... Adesso arrivo, ma... Scusatemi, ma sto almeno... O il giampino per le tombe che ci sono qua alla sinistra dell'albero. Oppure dobbiamo fare il giro dalla parte della... Minchia, ma che pizze, oh! Eh? Ok, è interessante. Allora, volevo provare questo per vedere che fa. Ah, è semplicemente la nebbia un po' più forte, tipo, ok. Se io iniziassi così... E che ha di diverso l'albero? Questo mi sembra nulla. No, questo è nulla. Ok. Ah, io ho castato comunque la death cosa. Non perdiamo tempo, come hai fretta, pinguino, dai. Andiamo da Malin. Cioè, così, per fare, per ridere. Se fossi un servant of Rot, sì, ma... Se tu fossi un servant of Rot, saresti direttamente... In momenti saresti già lì. Abbiamo cassato pure Bleeding, ok? Ops. Potevo doggiare, ho sbagliato. No! No! Pantone. Punto! Capo, ho rollato addosso a una signora anziani. Giovane. No! Volte. Essence... Ho provato a sorpassare. Ma sbaglio, sono cambiate pure le essence? Sì. Perché anche qua ti fai quello che vuoi, sono le remnant queste. Ok, va bene. E quindi tu ogni volta che ne abbatti una di queste ti prendi quelle che vuoi. Interessante. Sì. E quindi quindi la meccanica delle remnant è che tu praticamente dai boss ottieni quello che vuoi e ti sblocchi in base alla build che fai. E questo Mix Wondrous, esatto. Physics sarebbe il coso del... Sì, infatti, ok. Sì, sempre il coso. Quindi c'è il balsamo. Remnant Crafting, ok. Posso decidere cosa sbloccarmi. Cosa si sblocca per questa classe, secondo voi? Ah, ma sono diverse, oltretutto. Tu sei Int Fate. Quindi becca quella Int Fate. Intelligence Fate by 5, e direi di sì. Sì. E poi dall'altra, Max HP, Alpha FP. Aspetta, Restore Alpha FP, no. Temporary Boost Max FP, no. Non so se prendere Boost Max FP o Restore FP. Io quello non pure. Anche halves o le FP. Oddio, però pure c'è half SP consumption. Esatto, pure quelle, figa. Forse half. Sì, per i miei bellissimi capelli. Vedete? Ma io ho preso half, fanculo. Sì, pure. Mi sembra il migliore, sinceramente. Dimezzare il costo che ti costa una spell. E mettiamo... Ok, perfetto. E ora, se vieni qua... Sì, vedo che c'è un portale. Esatto, quello vi stavo dicendo. Cliccaci sopra. East Lingre, scusa. Sono tutti gli alberi del mondo. Ci c'è che un figo. Portaglietto tra tutti gli alberi. Che figo, questo è molto figo come cosa. Quindi in realtà noi possiamo fare i viaggi veloci un po' dove cazzo ci pare una volta che siamo sugli alberi. Sì. Che è molto meglio. Ovviamente ci spawni davanti al boss. Quindi. Chiaro, finché non li hai fatti no. Però, vabbè, oddio, per una boss rush è comodo questa roba qui, volendo.
Però, ok. Però io prima aspetterei alle mie... Sì, sì, farei il tuo giro, poi facciamo il giro di Fanta. Ha messo il punto. Beh, allora, ci sono due strade possibili. O la strada più pericolosa, che è saltare di sotto qua dove ci sono le tombe fino a quando non scendi. Cado malissimo. Esatto. Oppure c'è tutto il giro da fare passando da qua. No, beh, dai, allora saltiamo nelle tombe. Sì, dai. Sì, infatti. Fanta. Questa... Sì, da qua sotto dritto dobbiamo scendere. Non è che abbiamo troppe altre scelte. Direi di andare tipo il trenino, stando attenti. Magari. Io scendo perché sennò col cavallo. No, Fanta, aiuto. Ci sta pure una spell comunque, vi ricordo qua. Quella del fulmine. Sì. Se scendo muoio? No, però simpatici pipistrelli sono abbastanza arrabbiati. Ci sto pensando comunque io. Comunque possiamo ignorarli e saltare di sotto di qua, ma di qua non c'è delle spell qua, quindi No, c'era una troppo. Ma mi avete abbandonato come gli stronzi? Ah no, ok, siete lì. No, siamo Aia, sono stato mangiato. Non solo tu. Mannaggia, ragazzi, Che misfatto. Sparito? Non da parte a te. Bimbi, calmi. Adesso arrivo pure io. Aia, non mordermi. Maledetto. Dove siete? Siete di là, ok. Oltretutto ci potevamo sedere a livellare, come dei cretini, non abbiamo nemmeno livellato. Almeno io ho livellato. Io no, perché mi sono scordato di questa cosa importante. Ma va bene così, ero più impegnato a scoprire le nuove magiche, incredibili cose di questa mod. E ti devo dire, è interessante, nel senso, cambia un po' di meccanica. Quando siete temerari, perché è pericoloso saltare giù di qua, ma sono sicuro che c'è il modo, l'ho fatto l'ultima volta. Trova un modo, Hodor. Ti prego, trova un modo, Hodor. No, fa troppo ridere sì. Quella roba, cringe. Molto cringe. Ice, guarda giù dal fossato. Vediamo. Devi saltare qua dove sono io. Non ti vedo. Ah. Ah. Sei sicuro? L'ho appena fatto. Da dove, scusa? Lì dove c'è Ice. Qua. Mi vedi? Una volta, perché sennò sì, ok. Devo saltare. E poi salta normalmente, arrivi. Ok. E poi scendo tranquillo. E questo è il Morn Tunnel. L'ho scoperto la sesta volta che morivo saltando morto. Bene. Siamo arrivati al tunnel del divertimento. Vai. No, non farlo, Fant. Ok. Ma dove sei, Fant? Fant è indietro. A parte che io volevo giusto sedermi, livellare un attimo al volo. Vabbè. Ti rimando sul coso. No, sono già giù io. Ah, ok, perfetto. Level up. Ho fatto il giretto. Allora, level up. Abbiamo detto intelligenza e fede. Io farei banalmente di... Ma io ho tirato su vitalità, sinceramente. Vigore, sinceramente. Però se vuoi fare il glass cannon, prego. Endurance? No, vigore. Glass cannon, subito. Un po' di HP mi sono dato. Ma io sto vedendo che tipo anche il carico di stamina è un po' bassino, Me lo porterei quantomeno a 10. E mi faccio un in HP. Comunque sopra ci sono... le vie segrete di questo tunnel, se non sbaglio, perché oltretutto le ho viste, non è che sbaglio, però sopra c'è soltanto una pietra della vabbè, allora di livello 1. Ok, allora andiamo. Oddio, ma stai calmo, cavolo. Porca troia, che danno, che, però che stecca, mamma mia. Ma aia. Cosa mi ha colpito? La freccia, penso. Ah, quello mi ha fatto un danno del Cristo. Mi sa di sì. Penso non l'avevo visto che c'era l'inquisitore legale. Sì. Aia. Sì. Porca puttana. Mi ha steccato così. Ma questi sono i cavalieri di Lander, sì. Sono quelli devastanti. Sì, sì. Raga, voi passate sulla trave mentre spara me. Ok. Lo sto tenendo. No, ce l'ho io, cazzo. Ma sta sparando a me, capo. Io vi ho liberato quella trave. Vado dal socio allora, ragazzi. Che dobbiamo fare? È il momento. Oddio. No. Mi ha buttato Vai, giù. Fant.
Gli ho applicato il morbo, ma non... Non gliene frega un cazzo. No! Oddio, è qua? Ma... Scusatemi. Ah, sono caduto. Siamo giù. Sono caduto. Mi ha tirato una sassata. Non carino, ve lo posso dire? Ok. Fante, non so se hai visto dietro di te, cioè... ho visto dietro di me, ma anche davanti non è meglio. È un po' il panico. Ok. Ok, allora facciamo una cosa. Facciamo l'incanto sulla spada. Mi sembra la cosa più broken da fare in questo momento. Poi. Ok, va bene. Abbiamo pulito l'area in qualche modo. Siamo stati molto bravi. È rimasto uno volante. Ma ci sono messi questi stronzi volanti qua. I dolci minatori qua, i sette nani. Ma li lasciamo lì, i sette nani. A me che passa per la testa, tante cose. Io staccherei anche i sette nani. Stacchiamo i sette nani, vai Fant. Mi convinci. Tanto hai il fulmine, li buchi. Io con tre spadate le ho tirati giù, Guarda, due. Ora non ho più pozze, però questo è un altro discorso. Vadi, signora Giovanna. Ok, ma... Destra o sinistra? Di qua? Credo di qua. Vai, mi hai convinto. E sia. Penso al tuo idolo Poldo che ha lasciato le sue mutande a Luca. Qua c'è il boss, aspetta un attimo, no. Vieni qua. Povero Poldo. Cosa però mi conviene? No, capo. Boh, raga, se lo tankate voi io gli tiro i pippoli, cioè non posso fare altro. Brava. E che boss, che cos'era questo qua? Era uno di quei vermi schifosi? No, o... era il tizio con la flasca. Con la lancia, scusa. Il Miss Begotten, quello che puoi backstabbare. Ok. Minchia, qua è tipo spam. Sì. Comunque quella off cost... Che... Piglia la metà, è un casino. Broken. Posso ufficialmente spammare? No, aspetta. Ma scusate, perché c'è un teletrasporto, no? Questa è un'ottima domanda. Dopo la fight. Penso per fight. Abbiamo scopacchiato malissimo. Io senza HP abbiamo fatto il miracolo. Rusted Anchor, no? Ottimo. Shimless Lure, ok. E questo dove ci porta? Chiamalo. Ice, ma dov'è il tuo spawn? Era... potevo farci vedere. Se apri la mappa forse è aperto. Ma in realtà basta che poi giriamo da Ice. Siamo a Castello di Morn. Fermi tutti. Perché questo è il tunnel di Morn. Ci sta? Sì, ha molto senso. L'unica cosa è che dovevamo andare da tutt'altra parte. E c'è una cesta qua. Ma io volevo una grazia. Ma voi dove siete in tutto questo? Il caricamento. C'è una Claymore se vi interessa, E qui, se qualcuno di voi voleva giocare la Claymore, eccoci. Sì, comunque siamo tutt'altra parte. Intanto uso la runa. Fammi usare la runa. Lei ha molta ragione. Guarda che bella. Sì, comunque sono davvero belle le rune. Lightning Strike, Dragon Ball Blessing, Lightning Orb. Stavo guardando una cosa. Mm-hmm. Ma la Claymore aveva anche su Elden Ring Lion's Claw, la skill di radano. Non lo so. Ci dica Pinguino. Cosa facciamo a Castlemorn? Dobbiamo trovare la grazia. Dov'è che è la grazia? La grazia è... Non è sopra? Di qua. No, di qua. Vai. Fanto, mi affido a te, perché io... è qua dove sono l'ode del sole puttana. Sì, è a destra. Ma di qua era giusto, Fanto. No, è sinistra. No, è quella di Morn all'uscita, cioè all'entrata. Di qua. Sì, mi ricordo. E stava poi sulla destra. Però abbiamo un problema. Avete un po' di fan. Cioè, avete un po' di frecco indietro. Cioè. Li ho lanciati di sotto. No. Mi ha morso il cane. Vi odio. E vai su, se ne va. Ve lo meritate comunque di prendere gli schiaffi, guardate. No, è Aisul, mi ha preso la cosa ed è scappato.
Siete morti. Sei scappato con i soldi. Mamma mia, che scam che sei. Sono di nuovo al tunnel di Morni. Bravi. Ah, ma no, era morto Ali, no? Sì, era morto. Sì, Ali, sì. Tippatevi al castello di Morn. Dove siete? Ma, vi siete appena seduti, così arrivo. Domanda. Dico, vogliamo stare al castello di Morn? No, io devo andare sopra la chiesa di Ello. Fermi tutti, io devo riprendere le mie cazzo di rune, quindi tippatevi dove siete adesso, dove devo giù dove le vostre chiappe. Qua. Poi okay, ci spostiamo dove altro volete. chat, comunque dateci anche qualche spunto interessante, qualcosa da fare effettivamente dopo abbiamo fatto questo upgrade. Dateci qualche idea sul prossimo path da prendere. Pinguino direbbe Malenia. Vabbè, l'ha già claimata Malenia, cioè la faremo, tanto voglio dire, un minimo. Mi sono tipo tippato subito sopra, ma... Fammi capire un po' le spell, che cazzo c'ho qua. Vai, illuminami. Le puoi anche leggere se vuoi. Grazie. Per la chat. Per la loro. Ah, ok. Pensavo che puoi anche leggere. Allora, due non le posso usare perché richiedono fede 22 e 24, quindi rip. Le ridimmate tu le spell, Ali? Sì. Beh, leggi tu che c'hai la runa, scusa. Così le vedono anche a schermo. Sì, aspetta. Allora, fammi fare un livellino. Che dice? Portiamo 20 a vigore come build e poi iniziamo a salire piano piano il resto? Io ho iniziato direttamente fede e intelligenza. Flipper dice, bisogna lanciarsi in qualche burrone sconosciuto. Fatelo per me, che non bello posso. Questo. Hai ragione. Ma era questa? Ma... ti è cresciuto il pipo, cioè cosa è successo? No, adesso praticamente ho messo le dita nella presa della corrente. Bravo, ricordiamo a casa di non fatelo per favore. A proposito, io dovrei... ricorda il mio corpo. Ma ce n'è una... ce n'è una delle tue spell, quella da 24, che è bellissima. Allora, non posso usarla. Scusatemi, vediamo queste incredibili spell che abbiamo dal nostro amico Iser. Non ho 24 fede, quindi... Lightning Orb, che dice per noi... Incantation of Godwin's Dragon Cult of Leyndell. Urla large conjure d'orb of... Ah beh, insomma, le palline che si lanciano fondamentalmente. Ok, peculiar adaption of Golden Lightning... Brought by the Air Tree Watchdogs. Animated stone creatures of a garden that deep places in the world. Ok, va bene. Dragon Bolt Blessing. Spirit incantation of the Capitan Ancient Dragon Lord Cult. Vabbè, solita cosa. Offensive Enchantment. Phantom Line, eh? Riduce del 15%. Questa è figa. Questa me la equipo pure io, però. Molto forte. Cioè è esattamente tipo il balsamo che abbiamo appena preso, però meglio, perché me lo posso castare addosso. Ma che figo. One of the incantation of the capital of the ancient dragon cult summon a large bolt of lightning that strikes off. Quant. Raga, la smettete di litigando con un tizio fuori dalla porta. Ti è volata una palla, non so se l'hai vista. No, perché vi siete seduti, maledetti mostri. Perché ho scoperto che c'è questo incredibile Dragon Bolt Blessing, che sembra davvero forte. Era morto. Vabbè, adesso lo rifacciamo, Fanta, non ti preoccupare. Tu vuoi divertirti da solo? No, aspetti e ci divertiamo tutti insieme. Cioè, alzi solo tu le mani. Ma mi stavo divertendo a parriare. No, non si fa. Cattivo, Fanta. Brutto. Voglio cattivo. Voglio altri slot di magia, cazzo. Dovremmo fare qualche boss per altri slot di magia. Vai, picchiamo la signora Giovanni. Possiamo claimare qualcosa da quello che abbiamo fatto? Remnant crafting? No, infatti, ok. No. Ma vogliamo rimanere qua? Avevamo qualcosa da vedere, no, secondo me. No, posso potenziare il livellare, quindi posso potenziare la fede. Tu sì. Nella penisola di importante c'è soltanto... Ora 25 di fede, godo. Comunque, due golden nuggets lì. Guarda qua, Pant. Comunque, bimbi, come prossimo, dopo che facciamo anche la linea di Phantom sopra la chiesa di El, ok? Possiamo scegliere se a questo punto andare verso Raya Lucaria, lanciarci in qualche burrone come ha bisogno Flipper per la sua completezza, visto che non può farlo lui in prima persona, quindi ci lanciamo un burrone a caso e vediamo che succede. Allora io vorrei fare questa
non posso farlo perché? Io l'ho disturbato. Sì, sì, lei disturbi, io spingo pure io. Ok, è caduto il mio carissimo amico. E di là andate voi. Niente, nessuno ha deciso di... Era incastrato tra i piedi. Mannaggia. Vabbè, ma... Abbiamo mille. Steso. Mille su cose... Gol e Marros, va bene, le solite cose. Quindi facciamo il la... Il golemone non si rifiuta mai. No, assolutamente. Facciamo... Come si dice? La... Gli andiamo a Fant, dove devi andare? Sì, facciamo quella di Fant. Sopra la chiesa di L. Ma vogliamo controllare sopra meglio il tunnel di Morn? No? Scusatemi. Ma no. In realtà direi che secondo me si può andare verso l'albero. Chiesa di L, insomma. Ah, tu andiamo devi fare l'albero e ci teleportiamo. C'è un albero qua. Sopra. Ok. Ma... Oddio, possiamo fare... Dai, allora andiamo all'albero. Faccio... Però non... No, dobbiamo andare sì al tunnel di Morn. No, alla... No, alla qui in penisola. Alla catacomba. Sì, dobbiamo teletrasportarci alla catacomba perché i TP degli alberi hanno sono buggati. Ok, quindi andiamo sul Tom's War Catacombs, ok. Sì. Va bene. Interessante. Andata. E poi aggiudicato. E poi andiamo fondamentalmente. Comunque, da ho Font. In mente una bellissima grotta dove possiamo lanciare. Cioè, una bellissima. Oddio, un match. Dove lanciarsi di sotto. Oddio, un match. Iselum. Fermi tutti. Sì. Fermi tutti. 42 minuti fa, no. No. Vabbè. Per streamare. Lo non posso streamarlo perché è su Inge. No, no, quindi chiaro. Non funziona da. No, dicevo. Da computer. Per streamare, insomma, ti sei perso. L'attività di mezz'ora fa, mannaggia. Vabbè, scrivo dopo, dai. Va bene, dai, recupereremo. Prima o dopo? Sì. Dove siete voi? Sopra all'albero. Stai tirando dritto? Eh sì, stiamo andando dove vorremmo andare tu. Stormhill, direi. Dove voleva andare il Fantibus? Sì, chiaramente. Vabbè. Anche detto Fanzianis. I nostri amici. Ah, è un follower, Ali. Il Fanziani con la lancia? Sì, sì, il mio, sì, chiaro. Quindi qual è quello che dobbiamo andare? Come si chiama? Stormhill. Stormhill, sei sicuro? Sì, sì. Sì, sì. Vai. Perché sennò ti teletrasporta nel bosco. Ma... E è più lungo, secondo me. Siediti al falò e parti. Sì, è un esatto. Po' buggato. Perché non riusciamo ad arrivare. Occhio che c'è l'inquisizione qua. Ah, sono... ce l'ha fatta. Ci ho messo un po' a realizzarlo, ma mi sta teleportando. No, quando mi sono seduto io al falò ci siamo andati entrambi, per qualche motivo. Vabbè. Incredibili bug e dove trovarli. È il momento di scassare l'alberone? Direi di trovare un falò prima qua, che se qualcuno muore respawna. Hai ragione. Dai, scassiamolo. Nessuna paura. Ti ricordo che l'ultima volta che l'ho detto siamo morti tipo 10 volte, però. 10? Io comunque devo capire perché non posso cassare questa tua enchantment ice. Quello là della presa della corrente. Ma non gli ho fatto nulla. Hai curato. Fanno di più i miei bolt. Sarà resistente, dai. Sì, vabbè, siamo in tre, ragazzi. Cioè comunque la Simbess di mezzo, vi ricordo. Aia. Spara gli altri. Vedi, io ho cassato... Aia. Piano. Arrivo, Non sono riuscito a staggerarlo. Mannaggia. Ecco, ma mi sparo. Va. Comunque devo capire. Lui fila, arti coglioni. No! Severus! Non sulle mie cap. San bucone curativo. Gli veniamo.
c'è un po' di input lag comunque in questa. Ok, no. Non hai visto il vulcanista, capo? Il vulcanista, vabbè, chiaro. Immagino si che con gli effetti del fuoco. Gli effetti del fuoco ti fanno esplodere tutto. Ok, scassato. Vabbè, abbiamo una coltellata nel rene da Severus. Evviva. Daglielo, ma daglielo! Che bello, ragazzi. Minchia, 10.000 anime, sicuro. È forte. Il più forte dei forti. Stavo vendendo la mia fiaschetta. Io sto così per ora. Va bene. Ci sto. Reman crafting. Boh, 20 a vitalità, 12 a mente. Sto nel chilling. La prossima che sblocchi, tu di quale ti tiri su Ice? Di questa, una vale l'altra. Non ancora sbloccato perché sono contento così per ora. Quindi dici che te la tanchi. Ah, qua c'ho l'Opalin in realtà che posso prendere. Quello che si dà anche il 15% del danno fisico, volendo. O neghi il 90% del mixed physics, boh, non lo so. Vediamo. Altri 10 di fede, lo bevo e prendo 20 di fede, così. No, non posso. No, non si può prendere la stessa due volte. Sì, il vulcanista è esattamente un grandissimo, enorme personaggio esplosivo, Maretta. Proprio così. Sì, fa kaboom. Non so cosa claimare, però amen. Ce ne faremo. Vulcanista, anche detto napoletano. No, ricordiamo i nostri amici napoletani, ce li salutiamo. Ciao ragazzi, vi vogliamo molto bene. Fant. Dica. Vai. Porta le tue gentili chiappe dove dobbiamo andare. Sei il nostro navigatore, andiamo. Tu conosci questa mappa come le tue tasche, è il momento di... Sei Nami. Oh, lì c'è un alberello però, Sei Dynamic. Golden Seed. Golden Seed, buono. Me l'accollo volentieri. Ah, ma c'è sempre stato un albero là? Questo qua... No, lì no. Sì, forse piccolo. No, lì non c'era un albero, lì c'era soltanto l'Evergarden. Vabbè, siamo comunque a Stormveil di nuovo, quindi... C'è Stormveil. Io ho saltato il nemico. Io pure. A destra dopo la porta. Sì, me la ricordo. Ma è quella, con i lupi dentro la caverna, giusto? Quella che c'è subito qua. Vabbè, al cancello la prendiamo. No, non la prima, l'ultima in fondo. Occhio che qua arrivano tutti come i pazzi. Sì, me lo ricordo. Vabbè, ma andiamo dritti. A voi di batterli? Vabbè, era un po' il caso, secondo me. Hanno suonato il corno, no? Ah, insomma, mi hai shottato il nemico davanti. Ma? Sì, e poi l'altro l'ho missato. Oh no. Oh no. Siamo a Limgrave. Di qui. Di qui, lì c'è quello forte. Chi è quello? Il capitano? Ah, eccolo qua. Ecco, è arrivato il capitano. Sì. È subito, chiaramente con le mie chiappe, assolutamente. Ovviamente se non ce l'ha qualcuno... Questo è il re. Statua di Marica, penso. Non mi importa sulla statua di Marica, perché c'era una statua di Marica, quella abbiamo visto. Perché è diventato notte? Perché sto ricaricando perché io. Arrivo, amici. Ciao. Bravo, staggeralo. Scassalo di botte, Fanta, arrivo. Arrivo. Ma me l'hai buttato addosso, ma ha fatto danno. No. Mi è caduto addosso. Ti ha dato una spallata. Ok, comunque vi dirò, da me è giorno. Da me è pure giorno, è durato una notte intera il fight contro il re. Vabbè. Di qua, Lord Gretzworn, va bene. Dobbiamo andare alla caverna sotto, giusto? A destra. Vai. Non è la prima, quella dopo in fondo. Ok, va bene. Ma facciamo speedrun senza la spada spezzata, ma perché queste idee malsane? Perché si clippi qui col mio cavallo? Perché no? Tu pensi che sei fortunato che almeno... È il palio di Siena, che è? Se vuoi rendere il gioco ancora più complicato, speedrun è soltanto pot da lanciare. Che palle, raga. Cioè, le devi anche andare a trovare, le devi craftare, per l'amor di Dio, no? C'è di peggio, puoi fare speedrun solo arco. Beh, hai ragione, effettivamente. Che comunque... Vengo la curva, sono in testa. Si è fermato Ali.
In realtà sono dietro le vostre chiappe. Apri, signora Giovanna, apra. No, lo stiamo aprendo in tre. Siamo compenetrati. Sì, sì. Io passo. Oltretutto mi siedo, perché sono debuffato. E poi ho dopo questo... una grazia perduta. Questo piccolo upgrade, direi, Raya Lucaria ci aspetta. Se volete, piccolo pit stop prima di Raya Lucaria, ho anche il mio secondo potenziamento. Qua vicino? Vicino a Raya Lucaria. Ecco qua. Ah, ti ricordi questa l'abbiamo già fatta di... Allora. Sì, l'avevamo provata. Però qua c'è il nemico numero uno di Ice. Chi è? Il fuoco. Il fuoco? Fuoco, fiamme dell'inferno. Il fuoco! Il boss di Lies of P. C'è. Guardate, il fuoco, le fiamme dell'apocalisse. Ho trovato la testa. Però io l'ultimo capitolo della Bibbia. Quanto è morto? Ho deciso di prendere fuoco, ragazzi. Volevo rendervi facile la vita, ma... E noi andiamo, cazzi tua. È il momento. Amici, si esplorano queste incredibili catacombe adesso. Volevo spegnere la torcia di fuoco. Potrei. Ma un minion ha deciso che dovevo morire. Dai, non mi lanciare le cose così, dai, ti scongiuro. Ti ho già raccontata di Reply. No, che è successo da Totem Reply, tu che sei stata a Lucca? No, non c'entra niente Totem Reply. C'entra che due miei ex compagni di corso dell'università sono stati assunti da Reply. Ah. Che Reply fa, è un'azienda enorme e ha un sacco di ambiti. Ah, ok. Quindi uno sta in ambito Internet of Things, l'altro sta in... non mi ricordo esattamente. Però sono in ambiti diversi nella stessa azienda e non si vedono. Ah, lol. Io mi immagino il colloquio di lavoro con Budi che fa allora ragazzi. Beh, effettivamente fa ridere. Ah, l'hai tolto? Sì, sì, l'abbiamo tolto di qua. Però volevo salire sopra, perché si possa salire. No, non c'è niente di sopra. È vero, non c'è niente. Non sono salito. No, signora Giovanna, mi faccia scendere. Okay. Scenda, non c'è niente di sopra? No. Però magari era cambiato qualcosina. Sempre a destra, Cribio! C'è la scala qua. Sì, ma dobbiamo spegnere il cosino magico. Spento. Più forte. No! No, che figli di puttana, lo sapevo. Attenzione a cosa combinate. No, il fuoco! Aiuto! Posso dirvi che comunque tutto cambia, ma i gargoyle di merda... Sono sempre i soliti fastidi. Qualche bomba nucleare? Arrivo. Ok. Fossi stato da solo li avrei shottati. Beh, chiaro. E poi sono belle persone. Però comunque fa cose sta roba, non è male. Allora, io mi in un certo senso mi levo da ogni tipo di... In Reply ci sono belle persone tranne male. Hai capito, volevo evitare proprio. Ma perché ci è inutile. Ci dissociamo? No, non è dissociamo. Io non pensavo, quando mi ha detto Reply ho detto, cazzo, con lavori a Totem Reply Gaming? No, Reply è enorme. No, penso abbia semplicemente il, come si dice, una divisione che sia chiaramente sul gaming con... Esatto, che si chiama Totem, una sezione gaming che si chiama Totem. Chiaramente. Allora, abbiamo preso le mie incredibili rune. Possiamo andare? Vai. Ma dov'è Ali? Fai un passo avanti. Sono che qui, sono qui, bimbi. Purtroppo costano tanti FP le mie spell. Ma tu hai quell'enchantment che ti riduce... Non l'ho messo. Che io non Poi posso usare. Delle cose per Ali. Cos'è? Oh, è un Noble Ashes di miei fratelli. Questo puoi usarlo, ma no? Io sì, ma ho l'utile io, perché devo sforzarmi? Ma puoi summonarlo quando vuoi l'utile, eh? Lo so. Però volevo... Dov'è? Tiralo fuori. Escilo. Abbiamo preso tutti, per forza adesso, non al boss. Oh, sei un necromante. Una porta si è aperta. Almeno prova le summon. Sì, adesso le provo. Adesso le provo le summon. Qui a sinistra uccidiamo prima si deve.
Sediamoci. Sediamo, dai. Capo, io. Ma quindi Severus Stormborn alla R Moscia? Ovviamente, amici, cari amici. Poche R nel nome, tra l'altro. Sì, Stormborn. Chiaramente. Tra l'altro, lo Stormborn è la mia classe. Ah, tra l'altro. Oltretutto. D'altronde, per forza. Severus Silvius, sì, ti prego, il cavaliere dei maghi. Prego, Severus. C'è il gatto di merda. È il momento di suonare la campanella. Bevo la cosa. Ah, ma mi dimezza comunque gli HP fare questa cagata. No, devi tirare prima la spell. Ma non l'ho equipata per il momento la spell. Però sì, dopo la metto. Vabbè, è fortissimo, ci sta che ti dimezza gli HP. Sì, sì. Però se prendi un danno sei morto. Sì, esatto. Maia. Vero? Ecco, appunto. Signora Giovanna. Il momento di fare magie, signora Giovanna. Lascia per terra le pozze da sempre? Non lo so. Forse quando spitta strano, non lo so. No, non dovrebbero fare danno le pozze per terra, se non ricordo male. Magari ricordo male. Ma mi faccio uccidere, lo volete fare insieme o... Prova, se riesci ad abbatterlo, ma secondo me ci metterei una vita, cioè... Mezzo ci metto una vita, sì. Beh, in pratica, signor Ali, non dobbiamo evocare la summon per ora. No, devo cambiarmi il... Avete fatto entrambi e siete rimasti uno sputo di vita? No, metà un HP. Un decimo della barra di HP. Ahia, questo mi ha tirato una spada in testa. Io posso uccidarlo un po', però dai, mi faccio uccidere le Maretta, mie, no? È la cosa migliore che sia successa l'altro giorno aprendo Instagram. Oh, oh. No, Marco Giordano no. Povera signora Giovanna. Oh, oh. Sono boia. Signora Giovanna incontra Marco Giordano. Così. Oh. E comunque Marco Nero, non Marco Giordano. Ah, Marco Nero, tra l'altro, scusate. Marco Giordano. Come cazzo è venuta? Poi quello è Mariano Giordano. Il safari della mia tema. Sì. Allora, qual era quella che mi... Marco Nero. Marco Nero, Marco Nero. Maximum, ok. Call of Duty. No, non ho mangiato la spell. E sono arrivato qua ormai. Io l'ho fatta. Ma dove dobbiamo andare? Per il destra, giusto? Destra, sempre destra. Sempre destra, Cribio, sì. Ricordiamolo. Le prossime mie la prossima mia cosa dovrebbe essere... Ho sbagliato, scusate. Ho avuto un momento di... Accazzotti nermuso. A tanto il nostro elmo è molto simile, Fanto. Possiamo entrare se volete, eh? È il momento. Amici. Io ve lo dico, sto coso gli stavo parecchio lontano. Sbagliato, volevo testarlo. Lui è l'ute che deve prendere l'agro, ma è fermo. Ragazzi, andati il tempo. Lo so, comandano meglio. Vabbè, ma io perché non sto facendo? Fippato qua. Da parte a signora Giovanni. E di fianco a me è l'ute, non sto facendo niente. No, è di qua dietro. Adesso mi devi mettere pressione, che mi si imbarazza il ragazzo. Arrivo. No. Ma tutto questo io non ho preso le mie anime che sono qua. A parte il fatto che ci siamo fatti scoppiare tutti, ma... Sì, ma... Voi avete equipaggiato la nuova peschetta in più? Avete equipaggiato? No. No, avete preso la peschetta in più? Oh no. No. No, Severus! No, amici, pensateci voi. Sono stato un po' greedy, però lo ammetto. Aia. Vai, non c'è niente da aggiungere. Mio amico punto. No, signora Giovanna. Ma ha fatto un 360 in oscope, non l'ho visto. Devastante. Stava guardando dall'altra parte. Noce di burro royale, quello che siamo appena diventati noi, Maretta. Dai, Fant, questo è tuo. Io non c'ho più mana né pozzo. Pio a cazzotti. Fant, dimostra la tua tomba. Siamo venuti qui per te, devi conquistartela. Esatto. Sì, ma devi smettere di saltellare.
Mannaggia, amici. Vai, vai, è tuo. Dai, spin. Dai, occhio dei 60. Questo è un 720 più che un 360. Ha fatto un po'. Ti piace un po' spinnare al socio. Vai, è tuo. È tuo, 2. Non lo colpisco. Vai, adesso. No. Ora. È finito il mana. A 91 danni alla volta. La vedo difficile, eh. Però. Ci siamo quasi. Si fa. Comunque stava bufferando un po' il nostro amico, eh. Vai, Fant. No. No, è stata la goduta finale. Così. Okay. Maledetto. Preso. Mi ha saltato. I nobili delle Ashes. Pure Combat Remnant. Sì, oh. Sì. Torna alla grassa, Fantone. Perché se finché non ti siedi, non tiriamo su. Subito, capo. Tempo di volare alla grassa. Vadi. Che noi adesso ti perdiamo. Ma ha dato 2000 anni, non sbaglio? Sì, 2000 anni. Sì, un cazzo, ma ci sta. Oh. Un po' di compenetrazione. Sì, siamo passati in modo molto violento in mezzo ai muri. E poi sono morto così. Sì, di Kevrot. Ok, va bene. Quindi abbiamo fatto il nostro piccolo upgrade necessario. Ah, tra l'altro Luca Comics c'era uno che vendeva le copie fisiche di Call of Saldivi. È appena cresciuto il The Ring. Io vedo Severus che cammina dritto come un pazzo. Sì, ragazzi, appena che ho scelto il The Ring vi consiglio di uscire dalla sessione, quantomeno, e adesso me la riapro. Sesso? Sì, in provincia di... In Emilia, giusto? In Emilia Romagna, sesso? Io direi di chiamare Leveline. Leveline? Le mie carissime amiche, Leveline. Gabibbo? Mi sono cagato di nuovo. Io chiamerei Gabibbo, secondo me. Il Gabibbo. Comunque sono sull'alto plateau, se volete joinare il mio mondo. Io così, intanto. Piano, guardi il mare. Sì, ma le mie anime sono... Burundi. Sono di là. Bimbi, allora datemi un attimo. Io vi ho riaperto la sessione. Join subito assieme. Un attimo che vado a pigliare le mie anime. Sì, vabbè, sì, pure io sto andando. Arrivo da te allora, così. Tanto sono già qua. Su cosissime 5000 anime. Abbiamo il combat coso. Da dover acclimare. Quello per Melee. Volevo vedere cosa fanno le mie... Le due rune. Mi spell. Nulla, fanno schifo. Dai, come? Remnant crafting. Allora... C'è un po' di nebbia dentro l'arena mentre sono entrato. Sì, sembra più una padana. Però è molto bella. Milano? Sì, guarda Milano. Che cielo nero, ragazzi, mamma mia. Sì. Mannaggia. Allora, remnant crafting, combat. Oddio, combat. Combat bello. E io che mi prendo? La Shard di... Quanto state lì? Scusatemi, Warrior Jar Shard? No? Rise Attack Power? In realtà non mi servono molto. E io da caster cosa prendo? Ah boh. Poco o nulla. Quello di Havel prendi. E qual è? La pot, credete già la pot. Ah sì, la pot, quella che era quella grossa. Per caricarmi di merda. Ma tanto queste vanno sbloccate allora, tutte. Memorizza spell. Troviamo le mie, eccole qua. Allora. Prova a piglio quella, prendo la pot. Non saprei che usare invece come con gli altri remnant di prima. Boh, io non li sto usando per ora, lascio lì. Dexterity. Strength, no, intelligence, boh, sì, ce lo prendiamo, giusto così, e poi l'altro sono gli HP. Questo è fondamentale. Sì, thank you. Memory spell. Comunque ci sono rimasto male del tuo Dragon Bolt Blessing. Come... Perché? Non capisco cosa devo fare per usarlo. Forse non ho abbastanza mana?
di usare il talismano giusto. Stai usando una staffa. Ah, tu? È vero, lei ha molta ragione. Io non ce l'ho. Questo è un incantation. Secondo me tu sei sorcery. Esatto. Sì. Hai ragione, avevo dimenticato questo incredibile discorso. Capo. Devo. Devo trovare un incantation. Schifo. Chi è schifo, amici? Porca troia. Ma tu ce l'hai doppio, scusami, Ice. Cosa? Il coso per castare le tue incantation. Non lo so, controllo. Perché io ho la doppia staffa che te la posso droppare volendo, se la volete, uno di voi. Perché io ho la staffa dell'altra staffa di Fant, quindi penso che tu abbia... Sì, ce l'ho doppia. Te ne lascio una. Io ti lascio pure l'altra, aspetta. Ma ce l'ho già la tua. L'hai presa lì, giustamente, hai ragione. Allora, devo usare le Shimmering Runes, cose, madonna, bello pure questo. Twister, Stormark, Wirewind e Stormcall. Wirewind ti metti a spinnare come il pazzo, Fant? Wirewind non l'ho ancora provato. Figo. Io ho equipaggiato al momento Twister, Stormark e Great Call. Ma Great Call non mi piace, penso di mettere Wirewind. Ok, aspetta che io devo fare lo provo questo. Subito. Bello. Bello. Non è male. Ma che dite? Come prossimo upgrade in realtà andiamo a prenderci un... sì, chiaramente. Andiamo a prenderci un coso per gli slot delle spell. Ma le memory stone non so dove era un duno iniziale che forse sarebbe stato intelligente più che l'anello. Però forse sì. La torre nella penisola che dovrebbe darne una. Però dipende perché non so se i drop sono sempre gli stessi. No, vediamo. Li danno un po' a caso, anche dei boss li danno. Ok, allora andiamo verso Raya Lucario a questo punto e seguiamo la nostra chat che ha deciso di farci compagnia stasera. È il momento? Va bene, ma facciamo il giro da Godric? Cioè, passiamo da Godric. Dipende, volete fare pure il castello? Andiamo a Raya Lucaria. Sì. A Stormvale di sicuro ci sono allora, ci sono almeno ricordo, 4 delle mie armi. Ti ricordo, Fant, che l'ultima volta che abbiamo provato Godric aveva un triliardo di HP. Okay. Ma a me non serve arrivare a Godric. So che a Godric però ci sono le mie armi, se guardi... Scusatemi, è questo Stormvale Overlook che c'è questa grazia qua sopra? Quale cazzo è? È l'albero che abbiamo appena fatto. Ah, ok, va bene. Giusto per capire. Poco sopra l'albero, se volete, c'è la capannina con le mie prime spell. Ok, andiamo. Vabbè, ci dipiamo a Gatefront. Gatefront. Sì. No, capo, no. Sì. No. No kink shaming, no. Siamo fluidi qui in questa chat. Siamo fluidi e beve l'acqua intanto. Eh sì, perché sono fluido. Tra l'altro, ho una cosa, non vi preoccupate. Piccola tip. Sì. Una delle mie armi. Sì. Di preciso la barda del cavaliere bandito. Sì. Ha reso Edgar, il papà della tizia che viene uccisa, quello di Castelmorn, uno adepto di Stormvale. No. Edgar è il maggiordomo, no? No, Edgar è il papà, il tizio con che ha lo spadone. È quello degli aristogatti. Sì. Ah, vabbè. Gattini, duchessa. Proprio lui. Oh, pensa, potevi fare il cervellone e iniziare a renderti interessante con le tipe in questa chat e dire Edgar Allan Poe. Quindi, come dire. Ah, anche, tra l'altro. Brogan. Ah, dobbiamo okay, alzare anche il. Le pozze. La creme della crema alla Edgar. Sì, buonissima, che fa addormentare tutti quanti perché è piena di sonniferi. Oh, miei gattini, sì, vi drogherò. Voi ve ne andrete, io ricco sarò. La tua capanna? C'è casa tua qua? Esatto, il mio tugurio. Eccolo là, vista. Ci sono anche le meduse, guarda un po'. Che carine. Vogliamo seccarne un po'? Ah, eccolo qua. Ah, ovviamente ci sono anche le cose di base. Che noi usiamo. Comunque è davvero figa la runa che c'è. Le meduse che portano a qualcosa? Le meduse portano a qualcosa? Quelle qua no, sopra? No, qua non c'era
C'è qualche droppino. Vabbè. C'è un po' di vento. Se ti ricordi, all'inizio di Elden Ring, quando avevamo appena iniziato in Blind Run, eravamo arrivati dalla ragazza che c'è nella casetta qua vicino e ti diceva di cercare le meduse. Ti diceva di cercare le meduse, noi abbiamo girato qua come degli scemi per 300 minuti senza aver capito che cavolo dovevamo fare. Diciamo medusa rossa, invece però, la sua quest ti portava da tutt'altra parte. Poi ci sono le Godric Soldier Ashes, se vuoi. Sì, le ho prese dal cimitero. Sì, l'hai già prese? Sì, al cimitero le ho prese. Comunque, ragazzi, la strada si pronuncia lunga e tortuosa, quindi... Dove siete andati? Le Noble Sorcerer Ashes, giusto? Hai detto queste, giusto? Sì. No. Quelli Godric sono qua, al cimitero. Ma dove cazzo sono? E dove c'erano le meduse, devi salire dalle meduse, non so dove siete andati. Non erano queste qua? Guarda me, sono di qua. Severus. Signora Giovanna. Arrivo. Ho aggrato un po' di nemici, però se ti vedi dritto di là ci stanno. Ah, questo cimitero, ok, va bene. Sì. Ma lì, dove? Esatto. Sotto? Lì c'è un drop, no? Non lo vedo. Ah, se non è qua, è più avanti, sarà qua, boh. A quella casetta lì, vedi qua sopra? Sì, visto. C'è un po' di meduse, però ci dovrebbe essere un drop. Sì, c'è il drop qui dietro. No, quello davanti. Aspetta. Qua. Sì. Vero. Godric, i miei fratelli. Eccole. Boh, ma Fante dove è finito? Godric. Sono sceso giù dalla collinetta, basta. Ma sei tu dell'alto piano? No, scusate. Comunque, trovato anche la prossima zona dove Ali deve trovare l'upgrade, che è Aliurnia. Vabbè, tanto dobbiamo andare verso Raya Lucaria, quindi... Se vogliamo andare a Raya Lucaria, non facciamo il castello. Però nel castello ci sono quattro delle mie armi. E allora facciamo il castello. Facciamo il castello Gran Tempesta, via. Sì. Margit. Sì. Caldo, Tocce, sgocciolante. Ma Margit è un merdone, l'abbiamo scopato l'ultima volta. Lo scasseremo. Ti ricordo che avevamo il fuoco a cui lui è debole. Ah, ma c'è Roderica, ma che cavolo, l'ultima volta non c'era. Come non c'era? No, non c'era. Federica? Quattro armi nel castello, minchia. Quanto pare, capo? C'è un Buckler, il più forte. No, ti sei seduto. Sì, io sto parlando con una tizia invisibile. Sì. Ma io la vedo. Vabbè, dice tanto sempre le stesse cose, giusto? Le stesse cose. Me la dai la medusa? Ti prego. Grazie. Grazie. Voi stai continuando a parlarci, Ice? Adesso è invisibile. Ti ha dato la medusa ora. Andiamo. Scusa, non è che mi tocchi la medusa. Andiamo. Mamma mia. Fanta sta facendo sì, il dio del vento. Che ricordiamo toglie la connessione a casa tua, Ice. Rincorrilo tu. Sì, aspetta. Però ha funzionato. Buono. Mi sono preso una pallata in faccia, però. L'hai ammazzato il socio? Ok, no. Vai, Serum. Menalo. Sniff, annusa. Ah, ce ne sono un po' però di nemici qua. Arrivo. Ok. Che forte, Aisrum. Ma dove siete? Alla Grazia, sotto dentro il tunnel prima di Gran Tempesta. Ah, li avete ignorati tutti i tizi fuori. Abbiamo preso l'Ashes of War e basta. I tizi fuori, sì, sti gran cazzo. Ah, io li stavo picchiando pensando a queste quante voi. No, li abbiamo picchiati un po', però non tutti. Proviamo da Margit, dai. Se ci sei, abbiamo un bellissimo soldato dietro, però dovrebbe abbandonarci.
si segga, signor Fantone. Comunque penso che se non mi ispirano le armi divento fulmine. Ha già una fiaschetta. Hai ragione, le fiaschette. Bravo, Aesrom, ogni tanto. Flask. It's time to increase flask. Yes, sì. Allo crit flask charge. Oddio, in questo momento forse farei 2-2, ma... 3-2, non hai 5, scusa. Sì, dovevo aggiungermelo. Not inventory, allo charge. 3-2, sì. 3 HP, 2 di mana. E si vola, signori. E si va. Io sono a 0-5. Ah, come volete. Sì. Vai. No, 1-4. La saltiamo, tanto la solita Foul Tarnished. Sì. Foul Tarnished. Fammi suonare la campanella qua. Ma la mia domanda è, ne posso tirare giù un altro? No, chiaramente. Perché una volta con l'Udiel... Ha scazzato fortissimo con quel pezzo. Meno meglio forte. Baffiamo la spada. Lo becco io. Comunque abbiamo levato solo 15.000 HP, raga, cioè. Comunque posso dire che è molto bello in generale, comunque anche come boss Margit. Sì, è molto bello, è una figata. Aia. Ma ha buttato giù, ragazzi. No. Sono finito nel burrone. Luthiel. My bad. Siamo rimasti in Luthiel. Rimasto solo Severus. Va bene. Severus è Stemborn, non Stormborn. Chiaramente ero fuori tempo. Sì, ho iniziato a panicrollare perché i colpi lenti mi mandano fuori di testa. Cioè. Mi ha tirato un colpo e si è finito giù al burrone. Però aspetta, fammi mettere a posto. Secondo me le palle non sono necessarie contro di lui. Dici? Ma le due sono troppo lente, le schiva. Cioè le tiro la palla e le tue. Dall'altra parte. Sì, le mie palle. Non gli fanno neanche troppo danno, perché secondo me è una buona resistenza fulmine. Io... Adesso lo scopriremo. Oh, sbagliato. No, stavo valutando più che altro di non buffarmi più la spada e di prendermi comunque il Rancor Call. Sì, non so se Rancor Call, perché dice summon a Vengeful Spirit. Ci quindi sono. Immagino che sia considerato comunque una summon. Ho sbagliato. Mannaggia a me. Scusatemi ragazzi, fate sedere un secondo. Perché? Perché levo via la summon e mi casto la spell per non prendere danni. Che volevo fare questa cosa qua. È il momento di prendere il mio caro amico. Vi ho buffati. Così pare. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia. Il Margit mio. Il mio Margit, sì. Il mio Margit quando. Proverò. Non deve picchiare il mage della squadra. Luthiel, ti prego. Chiaramente. No, niente. Sì, un po' infamello questo Margit oggi. Però
Però sono curioso anche di vedere che cosa ti drop poi, come... Ma? Di onda d'urto, ma preso? Io penso di essere abbastanza lontano, sinceramente. Aia. Mannaggia. Godiamoci, ragazzoni che lo pestano. Ma chi era quel... il mercante ti dava... la pietra di Margit per tenerlo giù? Sì. Pacis. Ah, è vero, Pacis, hai ragione. Dato una pizza all'aria... all'aria. Oh no. Signora Giovanna, mi dica che lei ha altre cure. Eccolo qua. No, io non ho cure. Però... un carino. Fargli tanto male. Comunque figo il Wirelund, eh. Oh. No, si è girato così. Mannaggia. Niente. Put this foolish ambition to rest. Giocato anche Fant. Raga, siamo un po'. No, più che altro non ho pozze di mana, non ho pozze sì, fisiche. Sì. Cosa facevo? No, niente. Siamo un po' delle mezze seghe. Il mio output di danno è bassino. Ma non so. Secondo me, per bilanciare il gioco, hanno reso la Weeping Peninsula ciò che sarebbe l'Imgrave adesso. Sì, e quindi il primo boss sarebbe la Weeping Peninsula. Allora, i boss hanno tanti HP perché siamo in tre. Ne hanno tanti. Oh, sì, è un po' un steroids, effettivamente. Sono d'accordo. Però ci sta, nel senso. Andiamo, guerrieri. Fermati, abbiamo perso Fant. No, andato. Me ne sono andato. Questo vi sto dicendo. Mi sa che è saltata la sessione per qualche motivo. Scopriamolo. Io la richiudo e la riapro. You are not in session. Si è chiusa la sessione da solo. Così. Un po' capriccioso stasera il The Ring. Io ve l'ho riaperta in teoria. Vedete se vi fa rientrare? Arrivo. Ma contate che siete anche in tre, quindi i buff della Simless si aggiungono. No? Sì, sicuramente. Però in generale penso che sia anche ribilanciata in generale proprio questa boss fight. Perché appunto... Sì, sono bilanciate sia dalla Seamless che dalla Convergence, quindi... Se la Weeping Peninsula comunque rimane un... La Convergence non è stata pensata per la Seamless, poi... Ma ovviamente... il salto a far rientrare? No. Facciamo una cosa, chiudo Elden Ring, lo riapro. No, facciamo una cosa, apre la sessione live. Ma non posso, non fa entrare me a quel punto. Cambia poco. Dici? Proviamo. No, devo quittare e devo riaprire Elden Ring quando fa così. Prova a entrare nella mia. Sto riavviando, Ice, mi dai un secondo. Vedo sempre. Grazie, Seamless, di esistere. Sì, a me sta entrando. A me sta entrando. Sì, stai entrando da Ice, però. Stai entrando dentro me. Grazie dei fiori. Allora, in realtà hanno fatto una cosa molto intelligente quelli della Seamless, leggevo di non diversi... Non prenderlo il ventilatore. No, ma dove erano? Il ventilatore! E allora devi prendere il ventilatore, perché le mie spell sono... No, bianco, morte. Il ventilatore. Prendi il ventilatore un attimo. Continua. Allora, comunque, Pinguino, giusto per rispondere alla tua domanda... sì, hanno fatto un buon lavoro relativamente, perché sono stati quelli della Seamless che hanno lavorato in modo davvero intelligente, in modo da non intaccare in alcun modo modifica al client, cosa eccetera, considerando che loro volevano comunque la possibilità di integrazione con le altre mod. Quindi deve entrare da te, Ice. Sì, ma un attimo che andiamo al falò. Seguimi, Fant. Come tanto il tempo che entro. Sono inseguito da dei ratti, ma sto arrivando. Sì, hanno fatto davvero un lavoro certosino. E qua la mia capanna. Dove sei?
Tra l'altro c'è un drago. La più bella di tutti noi. La vedi? Io non l'avevo visto. Quindi devo prendere il ventilatore? Mais, io non ho trovato. Ah, forse con. Perché non hai trovato? No, sono uscito così. Mi ha cliccato. Ma? Anche a me. Ah, io ho preso il ventilatore io, eh? Quindi non vorrei che sia. Ah, mi sa che lui ha preso il ventilatore e ci sta tippando tutti. Mi sa di sì. Ma sono tornato dall'altra parte del ventilatore, sull'alto plateau. Sei tornato. Ma io mi sa che sono parte. Dall'altro lato adesso. Un po'. Eccoci, siamo tutti qua. Ma sì. Perché siamo tutti qua? Vabbè, torniamo indietro alla mia capanna un attimo. Sì, perché pensavo dovessi prendere il ventilatore. Ho sentito così. Sì, perché eravamo dall'altra parte, tu sei già uscito dal lato giusto. Ah, che cazzo ne so. Mannaggia. Ah, ma lui non ha ancora preso le spell del fulmine, quindi ci sta. Sì, sì, vieni di qua. Sì, infatti. Vabbè, scasso un po' i ratti. Scassa dei ratti. I più forti. Che avevo capito che dovevo prendere un ventilatore, non per altro. No, ma... si rapisce. Oh, no. I miei nemici naturali, gli animali nei giochi. Ok. Prendiamo le mani, duro. Golden rune. Secca runa, rune arc. Sì. Dove sta? No, questi lasciali stare che ti scopano. I cani sono fortissimi. Sì, lo so. Sono i miei... Qua, hai visto la mia capanna quanto è figa? Ma... Ice? Dimmi. Ho una domanda. Che bello quel draghetto lì. Ma non potevamo arrivare a piedi dove siamo qua? Cioè, seconda parte a dove eravamo prima? Sì. Senza andare all'alto spazio e tornare qua. Ok. Inventario. Ho un po' di problemi a beccare l'inventario stasera. Tenin Channel, Bolt, Spear e il Electrificia. E oltretutto in realtà volevo vedere. Vabbè, non è disponibile di queste robe qua. E fin qui. Guardo il bigino. I più forti. Vediamo le mie armi. Alto plateau, perfetto. Quindi ho andato alto plateau in ogni caso. Sì. Sì, io Stormkill. Quindi andiamo di nuovo a... Castle World Tunnel. Ho letto nomi di boss che non esistono nel gioco originale. Mi sa che mi sono fatto qualche spoiler. No, però sono solo nomi. No, non no. Leggete il mio bigino fino in fondo. No, no, no. Ma penso che almeno in uno di ognuno di noi ci abbia un boss particolare. Castle World. Andiamo lì? Devo riprendere le mie rune. Sì, dobbiamo scassare Margit. Vai. È il momento di tornare da Margit. Zan zan zan. Bellissimo. Sì. Comunque, chat, fatevi sentire. Diteci un po' qualcosa. Dateci dei risponde. Sì. Chat, per favore. Per forza. Level up. Eh sì. E si vola. Allora, io devo fare questa... Quanto è andato? Sei dall'alto piano, guardi il mare. No, piano. Mi ha fatto troppe cose dall'adulto, ho bisogno di un mese di riposo. Vabbè, capo, quello... purtroppo quello che succede. Quando si arrivano a certe età, documenti, cose. Il lavoro, la casa, la famiglia, il giardino, mettere a posto camera, mettere a posto casa. Mannaggina. Cioè, noi più insieme per poi quella. Sì, sono d'accordo. Poi soprattutto se devi fare tipo, non lo so, le cose per al centro dell'impiego, la gente non ha voglia di lavorare. È una tragedia. Ah, ma recupera energia questa spell, cioè vita. Allora potevo curarmi prima, sono scemo. Mannaggia.
Ah, è solo che mi conviene. Eh sì. Allora, io con Whirlwind lo squarto. Il problema è che devo avere il tempo di castarlo. Vai, te lo tanco io un po'. Se mi ricordo come si schiva, se no no. Ok. Allora, fammi fare un ciuccio. Un sambucone molinare curativo. Più perri! Bravi bimbi. Vabbè, è una gran rottura, pinguino, cioè purtroppo non mi dici niente di nuovo. Ragazzi, vi abbandono. No. Mi è arrivata una picconata sui denti. Sì, ho notato. Ma anche non si è assaggerato? No. Avevo visto che si era assaggerato, ma secondo me si è fermato per il lag. Può essere. Anche se è vero, che figura di merda. Stiamo morendo a spam da Margit. Ti ricordi l'ultima volta l'abbiamo squartato? Ma perché è debole il fuoco? Sarà. E non abbiamo danni da fuoco? No. Mannaggia. E ora? E comunque l'ultima volta avevamo simpaticissimo doppio debuff. Cioè, tu avevi il debuff e io avevo il fuoco. Lui è debole a fuoco e debole ad avvelenamento. Proviamo a usare il Lightning Orb, ma... Non lo so, capo. Io ho quello che ho. Insomma. Allora, è il momento di fare così. Poi, fatevi buffare un attimo. Ho sbagliato, devo fare prima l'utile. Potete andare, bimbi. Ovviamente. Ho fatto un laghino strano in capo, Non è stato uno dei migliori try. Ha ucciso te, ha buttato me di sotto. Hai capito? Ma no, se non gli faccio danno o cosa? Sei da solo. Guarda, non gli faccio nulla. Prova a lanciargli una palla. Non ho più... C'ha qualche dot addosso, mi ho messo qualcosa io forse. È il mio il dot. Okay. No, comunque è l'unica resistenza che ha è a fuoco. Il mio no. Raga, ma tipo un triliardo di HP ci sta. Guarda, il dot c'è ma non gli fa danno. Gliene fa molto poco. Cioè, vabbè, mi faccio scassare così almeno arrivate voi. No! Sì. Ha dato una picconata in faccia. Allora, Fanto, invece la tua teoria era esattamente quella di fare la zona di sotto e il boss. Che boss ci sta giù? Quello al maniero? A Castelmorn c'è il... Ma non ci possiamo arrendere così, ragazzi. Ma non voglio arrendermi, stavo semplicemente pensando... No, la mia teoria è che la penisola in basso diventi la prima area. Cioè, in questo caso sarebbe... La prima area sarebbe questa qua dove è spawnato Iceland, cioè... Le rovine bruciate del drago. Ma quando entri tu come primo utente, secondo me... Penso che tolgo la palla di fulmine, che non è molto forte. Va di Iceland, faccia quello che vuoi. Dicevo che la prima area diventa quella dove siamo... La prima area di importanza diventa quella dove sei spawnato tu. Sì, chiaro. Credo che sia quella. Credo che sia comunque la più forte il fulmine base, finché non trovo qualcos'altro di meglio. Allora, andatemi un attimo. Lutiel, perché sbaglio sempre order e fare sta roba? Sono troppo stupido. Vabbè ragazzi, combatterò con un cazzo di HP, voglio dire, non è che faccia troppa differenza in realtà, però... Che rottura, che disdetta. Mannaggia.
Voglio provare una cosa, se adesso questa la ricasto mi pulisce. Aha, quindi è indifferente. Bellissime le pompe. Severus? Aia, ma ce l'aveva con me? Sì, ce l'aveva con te, capo, a quanto pare. Devi prendere un po' di... Aia. Minchia, abbiamo fatto 4000 danni così. E c'ha ancora metà HP. Non ho sentito nulla. Vabbè, ma sono... Quanti HP ha? 20.000? Tanti. No, più di 20.000. Ti conti che 5.000 sono in casa? Sì, ha voglia che ne ha più di 20.000 questi. Dai. Comunque posso dire che Margit mi dà un fastidio perché c'è gli attacchi lenti, uno di quei boss che mal sopporto perché mi dimentico... Cioè, lo fai una volta, non lo fai più. Vai, socchio! È lentissimo. Diventa un fight estenuante di skill. Saranno 15.000 HP quelli. Tipo. Sì, anche più o meno. Beh, tanto non ci devi pensare. Minchia, se ne ha tanti, capo. Ok, io provo a cambiare approccio. Allora, io ve lo dico, provo a cambiare approccio. Invece di usare la summon... Sì. Provo quel di Tinar culo. Esatto. Che mi piace molto, oltretutto. Ti dà un boost. Sì, sì. Assolutamente. Oltre che mi sono accorto che manca una cosa molto importante. Importantissima. In questa streaming. Che ho dimenticato di riattivarla. La riattiverò adesso. Allora, fammi sedere. Fammi fare un po' di attuning. Hostile fingers. Siamo tutti degli host. Mm-hmm. Io sono un super host, però. Che bello, eh? Volevo dire memorize spell. Allora, leviamo tutto. Ci mettiamo la mia incredibile. C'è un bel tancone. Nessuno vuole tankare. Sono tutti che scattano e provano a lanciare le spell. Qual era? Il Dangerous Blout. Ok. Metti delle, esatto, metti delle summon che tankano. Ce le hai? Lui sì, è il ciò. E poi di spell per però il però i soldati. Magari non fanno niente, ma... Tu dici che invece di Luthiel provi con... Provi i soldatini, sì, di Godric. Sì. Va bene. Aspetta però, io una cosa, ti ho fatto una cazzata. Ice, ma hai notato che la testa dell'imp aumenta la destrezza di 6 punti? Parabbo. Marzo e Castanimone si pare... Ok, perfetto. Quindi, adesso... Garasun. Io voglio vedere cosa ti aumenta il set di radar. Ho messo i due soldatini di Godric e mettiamo un po' la spada. No. Vadi, adesso vadi. Mi si è tirato un fulmine. Iserum. L'attacco ti ha preso un po' del video. Occhio. Aia. Chi l'aveva visto spinare questo? Oh no. Ragazzi, sono a un HP solo. Cioè... Ah, eri vivo? Sì, sì. Ho un solo HP, evidentemente. Forse non dovevo cambiare spell, però. Ma i soldatini dove sono rimasti fuori, scusatemi? Mi sa, io calivo. Lui il passava, per questo dico. Io ho un problema, non ho più che scherzo.
Niente. Non pensavo mi... Comunque è un hitbox strano, cioè non sono più abituato. Vai, sbuttati di sopra. Che palle. Mannaggia. Non puoi uscire da lì. Non lo so, ma almeno le metto qua così quando entro le recupero già. Dai, scassami, capo. Ti guarda, ti sfida. Sta dicendo che comanda lui. E ora ti spacca la testa. Ti ha boncato. È stato boncato. No, devo cambiare le rune, non basta. Sì. Mannaggia. Vabbè, devo ragazzi. Cure, io direi che facciamo in realtà l'ultimo try, visto l'ora. Horny Jail. Ultimo try. Facciamo l'ultimo try, visto l'ora, e poi come va, e in caso riprendiamo poi... Vai, Giga Tryhard. Sì, come i veri pazzi. Allora, quando spawno Tryhard, giuro. Devo ancora spawnare. Sì, sì, ma anch'io sono in caricamento, non credere. Eccovi. Allora, dammi un attimo, allora. Perché vorrei a questo punto... Vedo le mie anime, sono qui davanti alla porta. Invece di usare questo, io comunque... Provo a evocare i soldati dopo che sei entrato. Sì, almeno. Però volevo prendermi il blessing cose madonne. Ma mi sono riseduto per sbaglio. Dove testare i danni delle singole spell. Però questa boh, ha cadenza più alta, elevata boh. Allora devo fare questo. Poi devo fare questo. La coltellata per poco non prende bene. Eccomi. Va bene. Cos'è il silenzio, ma... Sono un attimo preso da... Oddio. Aia. Aia. Quanta roba c'è? Non lo so, troppo. Però mi sa che sono io, raga. Mi sa che dovrei situare la tattica di Fant. Non è così brutta quella con quei soldatini così che lo menano. Sembrano forti sti cazzo di soldati, Pensavo molto peggio. Lo sapevo. Vi prego, amici, scassatelo di botte. Fategli del male fisico, vi scongiuro. Oh, vai. Bravi. Buono. La mossa segreta, ecco che distruzzi e picchia. Focus. Memory Stone. Ecco la Memory Stone. Vedi? God, la più forte. 10.000 rune, boh. Potete andare a sedere così, spawn? Prima io. Boia, de. Ha funzionato comunque questa mossa del Tryhard. Sì. Ti è piaciuta la tecnica del Fant? Fantone, sai che gli scheletrini sono molto più deboli. Questo è interessante, capo. Cattivissimi, capo. Ma li rimetto subito, mi eri convinto. Pensavo che il Blight di livello 1 fosse un... Questa Remnant Crafting mi serviva. Let's fucking go. Cosa ti dà Remnant Craftings? Adesso lo vedi. Non spoilerone.
Invece le cose di memorizzazione come funzionano? Perché questo non l'ho usato nemmeno. Hai uno slot di memoria in più. A prescindere. Accendiamo subito i miei amici. Ecco, le mie spell e quelle di Ali, cosa sono? Fede? Sì, dovrebbero essere leggete. Fede. Cosa devo leggere? Intanto guarda la distribuzione delle statistiche. Vedi un sono po' come sono messe. Sorcery. Quindi magia int. Magia int, penso. Cosa... Guarda le tue statistiche, sono sbilanciate tra... O no, sono totalmente sbilanciate. Sono tutte pari. Allora è a pari tra le due. Però le mie sono su int e fede, quindi penso siano le stesse, Fant. E sono le stesse delle mie, però io sto usando anche la mia build ha la stessa cosa. Fai int e cioè, creme. Proprio lo stesso skill. Okay. Allora int e fede entrambi. Non... Io invece sono un fedele. Fedele della luce? Rego Masteri? Sì, Raiko. Increase all damage. Hai fatto Remnant Crafting? No, aspetta! All physical, mi sa, la mia è fisica, no? Danno sì, fisico. Sì, la tua è fisica. Cazzo, allora devo prendere questa. E io devo prendere fede. Dovresti essere Oli tu, sì. In teoria, no? In teoria. Holy moly, non ti avevo visto, bella mate. Bella mate, soprattutto. Vabbè ragazzi, se ho intato ce ne faremo una ragione, che dobbiamo fare? Facciamo giusto una capatina per darci un occhio in giro, vediamo che succede o poi stacchiamo? No, non c'è un falò qua, se no mi sono sognato. Sì, un falò più avanti, è sulla sinistra, dove ci sta il... Eccolo qua, c'è un falò infatti. Il nostro io piglierei questo, sì. È buona, tanti cari saluti. Sono d'accordo con voi. Sono assolutamente d'accordo con voi, bimbi. Per cui, signori... Io vi ringrazio al solito per essere stati con noi questo paio d'ore, 2 ore e mezza per essere precisi, e farò in modo in generale di continuare questa avventura, penso martedì prossimo, Ice, o se avete voglia, insomma, vediamo. Quindi rimaniamo, penso probabilmente, per un incontro a settimana. Io sono qui che vi auguro una buona notte, spero vi siate divertiti. Lasciate un follow al canale e anche a quello di Ice Room, che domani sicuramente sarà in stream con Marvel Snap a schioccare le dita. Snap! Più forte. E date un bacino a Fant che fa il bravo mod in tutte le chat di noi cari amici. E detto ciò, vi auguro una buona serata, una buona notte. Ci vediamo, penso, domani da Ice Room o in generale con Flipper dovremmo iniziare la campagna di Baldur's Gate da domani. Quindi fate i bravi, ci vediamo domani sera. Buonanotte. Bella. Ciao ciao.